Evviva viva T Time! Benvenuti all'Anime time Siete con noi! Siete con noi! A parlare di cartoni animati! Quindi già! Con Paolo Solo perché Italia e sono sarà fanculo! E siamo in live! Buongiorno! Sembriamo quasi streamer professionisti Buongiorno! Bu 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 Ciao a tutti raga, buonasera, buonasera, ben ritrovati su Anime Tea Time Io sono Giaju, quello con me è Paolo e bentrovati in questo lunedì Ce, ce l'abbiamo adesso, no? Un po' di sentore di, di professionalità in più e meno amatorialità rispetto a prima Un po'? <ride> Pe un pochino, un che... Po, un po. chat che dite? Siamo un pochino più credibili adesso almeno io e Paolo eh, perché poi Italo con calma <ride> come al solito, <ride> però almeno noi, <ride> che dite? Io non che ho più Giaggio più. che mi dice ma l'hai messa la musica perché ora la sente pure lui Che bello, lo so già prima <ride> grazie, Tanuki Cane. Apprezzo molto il complimento. Tra l'altro, cioè, spero che si noti ovviamente il, il passaggio di qualità video. Ringraziamo appunto la Logitech per la meravigliosa webcam nuova e i nostri abbonati, ovviamente, che con il loro supporto ci hanno reso possibile questi acquisti. Quindi, grazie mille, ragazzi. Vi vogliamo tanto bene, <ride> finalmente. E... Paolo e... si è messo a lavorare. <ride> oh, regà incredibile. A parte Paolo si è messo a lavorare oggi il titolo della live e il tema della live li ha scelti lui assurdo! Oggi siamo nuovi, nuove vette nuove vette. Comunque, mi associo a quello che dice Polaretto. Sarebbe bello vedervi in una stanza, tutti e tre insieme. Lì sarebbe il top. Sono perfettamente d'accordo. Eh, purtroppo è un po' un casino. Speriamo eh, però... a bere. Anche a noi piacerebbe molto poterlo fare in questo modo, però è, è, è difficile, ecco purtroppo, Sia non solo per il, la distanza geografica, perché quella comunque si può effettivamente una tantum o comunque sistemare, però sai, avere uno studio tutto nostro non è esattamente la cosa più semplice del mondo, soprattutto Vero. quando fai content di nicchia come quello nostro <ride> e trovare chi te lo sponsorizza anche se no. <ride> Se ci bagaste è brutta e merda, forse. No, 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 non basterebbe. Cioè, per quanto il loro supporto sia fondamentale per tutte le nostre attività, non Bastardi. è un supporto che dovrebbe arrivare da, 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 dagli, dagli utenti quanto più dai piani alti, ci vorrebbe Bastardi. qualcuno dai piani molto alti. Se, se un giorno diventeremo famosi e popolari come il trash taste di Giggak, di Anime Man e Sea-Dog, allora potremmo effettivamente eh. sognare di fare una cosa del genere. Dovremmo, fare, dovremmo farlo in inglese. Eh, avremmo dovuto iniziare a fare l'inglese, effettivamente mm. sì. Però poi con te sarebbe stato un casino. E no. io preferisco, preferisco avere te che la popolarità. No, no, vabbè, ma io basta che ci prendo un po' la mano. Eh, se vedi, insulto. No, oh, ma ti stavo a fare un complimento, ringrazio. Ma no, ma io, ma io, ma io stavo parlando de del me Ma tu lo vedi come, come insulto la Chioani alle tre di notte ogni giorno <ride> <ride> su sui cartoni in inglese, perfetto

ti hanno anche risposto ti hanno, hanno offeso voglio sperare no ma hanno mandato il link di, di mio lol <ride> <ride> lol sono d'accordo con Zeno che dice spero che Chioani ti bagni un giorno <ride> impossibile <ride> mi, mi amano mi anche a Polaretto Parla gli italiani parlare in inglese avrebbero successo, pensateci. Ma eh, sì, Carp, ma eh, di base parlare in inglese ti farebbe avere il quadruplo base del pubblico che potresti avere parlando in italiano. Però d'altra parte, noi siamo italiani e vogliamo fare un po' di contenuto anche per la nostra patria dato che a fare contenuto bello come quello di Anime T Time, non c'è nessuno. Quindi, se smettiamo anche noi, siete Anche se devo dirti <ride> una cosa, <ride> Soprattutto. o devo dirti una cosa: approderà. Il nostro fratello Senpai simpatia mercoledì su Twitch. Grande, grande. Live in compagnia subito Cioè non l'abbiamo ancora invitato l lo inv Ma io, io ci ho parlato al telefono che mi, ha, che mi ha dato il suo numero di telefono E ci, so ci ho parlato al telefono poco fa Già. <ride> E ci siamo sentiti Ah frate, frate, sì frate, frate Cose così Ma non ovviamente eh... immagino, immagino una conversazione In cui ci sono stati tipo più epiteti e aggettivi <ride> Che parole di senso <ride> compiuto No, no, dai, dai io, io, io ho messo un pochino di cose così A caso eh, <ride> Twitch e cose del genere, dai, ci sta, ci sta. per il meme, per, il per meme. i meme, per i meme. <ride> comunque dice, dice bowling ball man, bravo Giorgio, sempre umile l'umiltà è la prima cosa fondamentale per degli streamer per poter andare avanti in questo mondo dove, in questo mondo di piragna <ride> e quindi bisogna rimanere bisogna sempre rimanere umili tra l'altro vedo appunto che c'è bowling ball man, il nostro Bonvaz, che appunto, sarà nostro ospite eh, fra qualche giorno, venerdì, venerdì giusto? venerdì, Verdi. venerdì. Venerdì che facciamo una super live sul mondo dei fan sub, quindi non perdetevela. Venerdì alle 18. Vaz e Tadao, eh, tutte e due. Tadao Yokoshiba. Mamma, mamma! mia. mia. E sarà sarà una super live. Quindi mi raccomando, gente, non perdetevela. Ovviamente eh, si inverte con la live del venerdì solita di Italo, che invece sarà mercoledì. Sì già ve lo diciamo subito mercoledì eh, c'è la live di italo io non ci sarò appunto lo dico già da ora eh, domani continuiamo con la scoperta degli anime di Vid eh, mercoledì appunto avete italo giovedì super casciara just chatting eh, come normale che sia il giovedì perché almeno un giorno in cui facciamo i cretini ce lo dobbiamo tenere sì. venerdì appunto facciamo la live sul mondo del fanzub eh, e domenica poi avete paolo vi sì. ricordiamo vi ricordiamo prima di cominciare a questo punto già che ci siamo con, eh, fra programmazione, annunciazioni, robe nuove e tutto. Abbiamo aperto Reddit, quindi andateci, trovate i link Paolo, spamma i link, spamma di attenti i comandi, vai facciamo prima, tutti i comandi del Nightbot. Per avere i link veloci a tutte le cose che possono servirvi per questo canale, ve le ricordiamo sempre, ma non è mai abbastanza. Quindi Reddit, se ci volete spammare meme, ora c'è il contest sì. per la valutazione delle collezioni, Eccola qua. è vietato a Scully. <ride> è vietata la partecipazione a Sì, vi, vi, <ride> vi... vi ho messo in, uh, sovra, in pensione eh, quello impressione. no no in pensione, in pensione perché voi, non voglio lavorare voglio andare in pensione uh, vi ho messo insomma in pensione le, quello che faremo per la prossima settimana per la prossima domenica vi raccomando postate le vostre collezioni uh, e, e niente e niente, eh. ci sono tutti gli altri link che possono esservi utili e, mm, sì. e sono tutti lì. Allora, Paulone, Paulone, eh, come mai questo titolo per la diretta di oggi? Perché mi sono rotto il cazzo. E questo eh non... è questo, <ride> questo di base. Io non ce la faccio <ride> più. Allora, rag ragazzi, oggi mi sono guardato i due episodi. Ehm, ero rimasti indietro con. Ehm, con uh, come cazzo si chiama? Quel, quel, quella cosa di merda di Mashima, Di. di, di eh, Eden era zero, Ero <ride> rimasto indietro. Eh, hai detto di me, hai detto Mascima. Eh, era quello era per i tail. Ero <ride> rimasti <ride> eh, indietro. Con i due cazzo di episodi di, di... Eden Zero. Mi sono rotto il cazzo. Perché veramente <ride> basta. Basta la forza dell'amicizia. Ah. Basta la... Questi sono, sono parole dure, parole dure <ride> di un uomo veramente strano. Non ce la faccio più. Io veramente non capisco come si faccia nel 2021 ancora a pretendere che uno dei trops narrativi più stra-abusato possa ancora uh, funzionare e attenzione, quello che mi fa ancora più rabbia è che quando lo usano funziona comunque perché comunque riesce ad ottenere una un dose di successo, riesce ad ottenere una dose di condivisione, riesce ad ottenere la sua uh, fama. Io non dico che l'amicizia, cioè io quando avevo 14 anni i cosi che avevano la forza dell'amicizia mi stavano anche bene circa. Perché già a 17-18 eh, anni mi ero rotto il cazzo pure già Beh, là. Sì, però appunto cioè, stai facendo proprio l'età le, le anagrafiche, parliamo proprio di età anagrafica in questo caso, appunto target e inizio del fuori target per questa tipologia di prodotti. Cioè nel senso alla fine sappiamo che più o meno il target shonen dovrebbe essere indirizzato fra i 12 e i 16-17 anni. Quindi nel senso ci sta che uno inizi a sentire pesanti no, queste tematiche verso i 17-18, soprattutto poi per noi che comunque di questa roba ne fagocitiamo un eh. quantitativo industriale. Eh, Il problema è proprio quello secondo me, perché um, se io non avessi visto tanti anime, anche a vent'anni, eh, vedo che allora, finisco. anche finisco a vent'anni, anche... sì perché io l'ho letta pure quello, quello ah, che stai leggendo pure tu, perché è... è... <ride> Perfetta, eh, quella del torcone a giuzzo, vero? Sì, Grande Sephirot. <ride> <ride> Porca puttana, il torcone giuzzo. Talkrogiu vai vai. è considerato potere dell'amicizia? Sì, porco. sì sì che è considerato potere dell'amicizia. Sì, sì, ma allontanati un po' dal microfono scusa, sei Troppo Scusa, troppo. scusa mi, mi ha fatto arrabbiare. Mi ha fatto arrabbiare <ride> il tolcono no. no, e Me l'avevi detto apposta: ho preso il microfono giozionale così che quando devo urlare mi allontano e non ti fracasso i tio. Eh ti lo fai. so, ma invece ti sei avvicinato. Ma mi hanno fatto arrabbiare! Mi hanno fatto arrabbiare, io non ce la faccio più. Perché dovrebbe? Cioè, tu ti dovresti venare con un tizio che ti ha distrutto l'universo? E tu fai il toccro giuzio, ma poi perché uno dovrebbe. Dovrebbe cambiare idea se tu gli parli. Ma tu l'hai mai visto un Novax parlai e quello cambiare idea? No, lo di No, 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 mi dispiace. No. Guarda, Paolo, ho capito che il dialogo non funziona da quando ho cominciato a frequentare te. Ecco. Nel senso, hai presente quante volte io cerco di risolvere a parole con te le cose e non ci riesco. Testate. Ci vogliono le testate, ci vogliono le testate. <ride> io ho sempre detto: le testate. Cioè, tu prendi. Oh, e eh, Lo ammazzi. I, I Novax non si menano, si memano. Grazie, Bugatto memano, grazie. Bugatto? Che è? Chi è Bugatto? Grazie, Bugatto. Eh, per follo. il follow è tipo il gatto di Bugozzi. non c'entra niente. Non lo so. Non lo so, vabbè. è eh, Wrestling no jutsu. Il wrestling no jutsu non la conosco sinceramente come tecnica dell'amicizia, eh. però potrebbe essere legata a quello che stava dicendo Paolo. E il mio, il mio Jutsu. Cioè, tu praticamente vai là e lo, lo meni. Wrestling no jutsu. Ok, io avrei preferito il, il capocciata nojutsu, ora non so eh. come si dica in giapponese, però me lo passerete per buono. Così. Allora, io non ricordo quando ci fu la fine di Soliter, perché fu forse mm. io andavo al liceo. Quando finì Eater quindi diciamo eh, una decina d'anni fa, 11-12 anni fa, e la fine di Soliter è letteralmente potere dell'amicizia nojutsu, l'anime. Sì, sì, sì. sì, eh, Però ricordo che per quanto io fossi al limite del target, già allora ebbi problemi. Ok, che già allora avevo visto 400 anime, qualcosa la conoscevo, anche se tutti anime di merda. Mm -hmm. Vabbè. Ecco, allora, tutto ciò che abbiamo visto e percepito prima dei boh, 70-80 anime di solito sono merda. Ecco, bravo. Cioè, eh, penso sia proprio una, una legge stati abbastanza statistica, non, non so se sia effettiva statistica o se, posso, se vari da caso a caso, però... Di solito a meno che uno Non entri a chiedere consigli Dentro una community tipo subito Cioè dopo aver visto il primo anime e ti tuffi sì. Di solito è così cioè, Le prime serie che vede uno di solito Sono tresciate O sono roba proprio tutta, trovata completamente a caso mm -hmm. eh, eh, Quindi io allora già allora Ebbi problemi perché ok che avevo Già una, una discreta conoscenza Del mondo però già allora mm. eh, Ebbi problemi a seguire Soliter con quel finale io dissi è perché ehm, non è tanto il problema del potere dell'amicizia, sai Cioè a me sta mm. anche bene il tema in sé Il problema è come mi viene mostrato Sì, è che viene riproposto sempre nello stesso modo È quello più che altro il problema mm -hmm. Sì, no. sì. Mm -hmm. più che altro mm, quello che mi fa incazzare è che lo utilizzano come Deus Ex macchina mm -hmm. A me non sta bene il fatto che tu utilizzi quest questa cosa dell'amicizia come Deus Ex machina. Mi, mi sarebbe piaciuto, nel caso, per esempio, di Soliter, che non fosse il potere dell'amicizia in sé, ma magari il potere congiunto di tutti loro che avevano raggiunto degli obiettivi. Sarebbe stato un finale molto più bello. Ehm, sarebbe stato un finale probabilmente eh, più accattivante. Hmm. è che mh, non lo so, cioè alla fine considera appunto qual è il significato no, del potere dell'amicizia per il tipo di utenza, per il target no, che, deve a, che deve andare a colpire, è, lo, è ovvio che eh, usarlo in questo modo, ovvero appunto come l'amicizia o l'amore, perché l'amore è la stessa cosa fondamentalmente, certo. usare il potere dell'amicizia, il potere dell'amore per andare al di là di tutti quelli che sono i problemi, pensa a Naruto, un esempio per eccellenza comunque, che sicuramente ne fa un utilizzo migliore rispetto ad altri suoi, eh, altri suoi anime e manga simili, però comunque non si può dire che Naruto non vada avanti grazie al potere dell'amicizia. Della della, cioè Naruto è proprio l'incarnazione no, del fa parliamo, facciamo, riusciamo attraverso talk il no dialogo jutsu. ad andare, esatto, col tolko no jutsu, eh, attraverso il dialogo ad andare oltre eh, le nostre divergenze, i nostri problemi, a chiarirci, no? Pensa tutto l'arco di Pain. Per eh, farmi, ma, per io allora mi incazzai parecchio per l'arco di Pain. Perché eh, mi è presentato il personaggio che doveva essere il più forte della Katsuki. E me lo fai sconfiggere con un token -no jutsu. Oddio. Ni, ni non è. Cioè, non è andata proprio soltanto così. Eh? Cioè, prima se le ha prese le cartonate nel muso. Oh, ok, <ride> se le ha prese le e, cartonate, ed era, ed è, ed era più. <coughs> dell'amore che, che dell'amicizia in quel caso vero, vero, anche spoiler. questo è vero questo è, anche questo è vero però la risoluzione è stata poi letteralmente un talk no jutsu eh, sì, sì. non è che ecco, non è che a me l'arco di Pain non sia piaciuto, attenzione uh, anzi uh, penso che, che il volume più bello di Naruto sia in quell'arco il, il 47 mm. che è quello di, con il quarto per intenderci e quello è bello cioè, quelle là penso che Kishimoto abbia raggiunto Delle vette mai raggiunte prima In Naruto forse con lo scontro all'inizio in, Con sì, Sasuke proprio, proprio quella parte comunque in generale Tutta la parte finale no, Della eh. Katsuki è una delle parti Migliori in assoluto no, di Naruto Certo non, non, secondo sì, me non Si vede che Probabilmente quello doveva essere uno, diciamo così, dei climax uh, di Kishimoto per poi arrivare al finale. Si vede che da lì in poi la situazione è cambiata per uh, allungare... Pa Madonna Paolo, non so cosa mi sembra questo microfono. Che, che, che ti sembra? È un cazzo di direzionale! Eh dai, Italo non gli piace la forma del microfono probabilmente. Eh... <ride> Io ho detto: cioè, secondo me, è il microfono. Hai presente il classico suono del microfono da assemblea d'istituto al liceo per chi Bra ha fatto il liceo? Cioè, sa, sa proprio di appunto quel suono di, di quando parlava il presidente del consiglio e te eri lì in mezzo all'aula che non te ne fregava niente di quello che stava dicendo. Però, c'ha proprio quel suono del lì, <ride> pa Paolo. Adesso ti voglio con la fascettina alla medaca. Al ah, bravo, ma no, si, no. Poi ci prendono per nazisti e ci bannano. No, no, no. <ride> vabbè, ci scrivi ci stato scrivi, kaicio così non lo capisce nessuno. Alla ah, Susumia, uguale, nel senso, no. Quella era Dancio, però vabbè, guarda. ora la cerco la cerco su Wish e vediamo e se c'è. Fra... Me lo compro. E poi, fra l'altro, appunto, ecco visto che si è messo nel mezzo Medaka, ehm... no, no, il suono mi sembra. Cazzo, già Giulia ha appena detto, Non no. Ho... Non ho capito. Ah, ah no, no, il suono no, mi no. sembra. Cazzo, già Giulia ha appena detto. Ah, ok, no, no, mancava la virgola, quindi non stavo capendo. Ehm, cioè, comunque, appunto, il, questo discorso de, del troppo no? dell'amicizia, mm -hmm. che eh, è, è, è il come viene usato in sé per sé, no? che ci rovina o comunque ci stanca nelle serie, perché viene utilizzato sempre più o meno nello. Nello stesso modo, è quello più che altro il problema, perché non è il troppo in sé per sé a essere fastidioso. Anzi, il messaggio di base è anche bello e interessante, però utilizzarlo in modo stantio, in modo sempre sì. troppo uguale, alla lunga appunto si stanca. Come tanti altri, altri troppi Pensa, appunto, tu mi parlavi anche del appunto, il potere dell'amore Nelle commedie romantiche. Eh, e queste cose così. Tra l'altro, ragazzi, in chat, se volete, appunto, suggerirci dei troppi che a voi stanno antipatici e vogliamo commentarli insieme: bombardate, che ne parliamo. Sì, 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 sì. Ecco, guarda. Il troppo dell'amore, per esempio. Ehm, Uh, quindi tutte diciamo, quelle situazioni classiche di quelle rom commedie romantiche, um, ma anche, sai, uh, ci sono dei troppi abbastanza ripetitivi nei, nei drammatici slash romantici che si vengono a creare. Ti faccio un esempio. Tutta la... Bannate vino per la battuta, vi prego. Sarebbero <ride> troppi, mamma. Eh... eh Considera che Ci per esempio, fare, eh, <ride> considera che ehm, alla fine a me non danno così tanto fastidio quelli. S mm. Sai perché? Perché in un modo o nell'altro, eh, nelle storie d'amore, eh, devono riuscire a cambiare un po' la situazione. Te la rendono più pepata, aggiungono un personaggio, tolgono un personaggio, ammazzano qualcuno, ehm, insomma. Ci deve essere qualcosa di differente in quelli romantici. Per cui non ho mai sentito il peso um, di questi trops narrativi ripetuti. Cioè, la forza dell'amore che vince soprattutto, ok, ma... La situazione comunque sarà diversa di prodotto in prodotto. Per cui, anche se poi la forza dell'amore riesce a farti superare l'ostacolo, una volta l'ostacolo è, eh, che ne so, eh, un, tizio che non si posso, un tizio che non si possono vedere, una volta l'ostacolo è una malattia, una volta l'ostacolo... Mentre quando parliamo del, eh, dell'amicizia no-giuzu, eh, capisci che... La situazione cambia. Amicizia no jutsu, <ride> amicizia no jutsu mi piace. Eh, come si dice? Eh, eh... Amicizia, Tomodachi no jutsu sarà no, tipo Nakama no jutsu il potere degli, degli, degli amici alleati. No? Vabbè, comunque. nojutsu quel... no jutsu, mi piace. Eh, Yujo. Se non sbaglio, è amicizia, Yujo no juzu. Non, non c'è eh, cazzo. Dove cazzo sei? Cazzo. E eh. Tomodachi è amico. Però eh. amicizia dovrebbe essere Yujo. Se non sbaglio. Vabbè, diciamo che se usiamo diciamo, Tomodachi diciamo la, il potere degli amici. amici. Sì, si, si capisce comunque. Sì. Dai, va bene, lo, lo possiamo anche così. <ride> sì Secondo, secondo me, nel coso nel, per quanto riguarda le romcom, più che del, tro, del troppo in sé per sé, è un discorso di situazioni, no? cioè mm, di eh, cioè il, il troppo, appunto, come situazione ripetuta e ripetitiva, che alla lunga ti stanca e non si sopporta più. Per esempio, noi ci siamo eh, molto lamentati del recente Osamake. Eh, Ma una, penso delle commedie romantiche boh, peggiori che abbia visto negli ultimi, il mio è uno. Negli ultimi anni, eh, che mh, fra, fra appunto il tentativo di eh, ribaltare senza successo determinate situazioni e il tornare poi su situazioni ben conosciute soltanto per mischiare le carte in tavola quando per esempio il cartone poteva essere finito letteralmente al terzo episodio, perché poteva veramente essere finito al terzo episodio per quello che succede ne prima della sigla finale. Ehm, alla fine so sono, sono problemi che secondo me si rivedono molto spesso in tante uh, commedie romantiche mh, recenti anche, ma anche un pochino più vecchiotte, che ti rendono la visione sempre più faticosa no? col passare dora. degli anni. Ma sai, sai cosa è che però mh, ti direi con Toladora? Toladora è quella che più o meno ha settato un determinato standard. Cioè non ho da rinfacciargli il fatto di usare di questi temi perché di quelle contemporanee, di quelle moderne, è una di quelle che ha settato gli standard. È, cioè, è Uno mh... dei primi è nell'effettiva utilizzare questa formula dell'anime, mm. potrebbe finire 20 episodi prima, però noi ti vogliamo mostrare la vita scolastica fino a raggiungere il finale. Sì, sì, ma al di là di questo, c'è cioè, proprio parlando di situazioni standard, no? Per esempio. Eh, tizio che si dichiara, e ha la tizia che è innamorata di lui. Però la tizia che è innamorata deve rifiutarlo perché la storia deve andare avanti. Okay. Esempio, proprio random, no? Sì. Cioè, sono cose che già sono successe prima, per carità, però, secondo me. Però ora è uno di quegli esempi che l'ha proprio piazzato come eh, un troppe che poi si è diffuso. È come per esempio dire mh, quando si dice che eh, Asuka in Evangelion è il prototipo, l'archetipo del personaggio, Tsundere. Non le puoi recriminare il fatto di essere quel tipo di personaggio, perché quel tipo di personaggio è nato da lì. Come tutti i Rei Ayanami prototype, no? Eh, i, eh, quello... no, no prototype, scusami, i cloni di, di Rei Ayanami, cioè Rei Ayanami ha creato un tipo di personaggio, sì, sì, e sì, non il... è che puoi, non puoi criticare a Rei eh, l'essere di quel tipo di personaggio, perché sono gli altri che sono andati poi a, a imitare quel personaggio lì. Il, il, il Rei è proprio originale, proprio, nasce proprio il... mentre... Eh non si dà diciamo, la nascita dell'atteggiamento dell tsundere ad Asuka mm. ma di fatto l'atteggiamento la ma no ma, ma anche se non è la prima di fatto quello contemporaneo viene riferito sempre a lei per un sì, semplice perché motivo è l'esempio più eh, cratante è l'esempio più eclatante, ha settato uno standard ti faccio un esempio lo tsundere <ride> c'era già nella versione maschile in Candy Candy Stiamo parlando di un cartone degli anni 70, quando cazzo è uscito? Kenny Kenny, ragazzi, non me lo ricordo. Quindi... No, ma, si ma sicuramente anche a livello femminile ce n'erano certo, già, prima. certo. Però, cioè, appunto, un conto è cartoni che magari eh, saranno se sempre famosi o magari considerati dei classici, ma che a livello di immaginario non hanno avuto la stessa forza che può avere un Evangelion. Ecco. E stiamo parlando comunque di uno dei cartoni più importanti della storia dell'animazione giapponese. È normale ecco. che sia quello, può essere utilizzato come punto di riferimento. Un po' come, per esempio, se penso anche alla figura godlike eh, preso da Susumiya Bravo. per farne un altro, no? E comunque è, uno è un, un, un tipo di personaggio che ha, creato, che ha settato uno standard, come quando pensi alla diffusione del cute girls doing cute things riferito a Creon perché sono quelli che hanno settato determinati standard, sono quelli da cui poi si vede che gli altri hanno preso, anche se non sono stati i primi in assoluto a fare questa cosa, per dire. Vedi eh Italo, per esempio, eh, ha fatto prima. cita per il tsundere madoka di Orange sì, Road, sì. per esempio, ma è ovvio che prima ci siano tanti esempi, il problema mm. è che quello standard, quel tipo, di, quel, proprio quel modo di fare lo tsundere che noi ora vediamo contemporaneamente in un... Determinato modo, lo ha settato Asuka. Vi faccio un esempio. Sì, sì. E comunque, Italo è Sabrina. E <ride> <È> Sabrina, bra. <ride> <ride> è... Vi faccio un esempio. Senza Asuka non sarebbero esistiti mai anime come uh, Shana, come Zero Notsukaima. Tutti questi anime che hanno letteralmente preso lo standard di Asuka e rimpiazzato in uh, nuove situazioni, in nuovi oh, mondi. Uh, Zero Notsukaima l'ha messo proprio nel per esempio nel mondo fantasy. La stessa taiga di Toradora. La stessa Taiga di stessa Toradora, di Tora. certo. E fra l'altro, questi wiki e fra l'altro fanno un altro microcosmo a sé stante, perché poi da queste tipologie di personaggi, prendi Louise, prendi Shana e prendi Isaac a Taiga, da lì si sono poi diffusi ancora di più la loli, la, il personaggio Simi loli pettanco Zunderella eh, che malmena il protagonista. Eh, bravo. È quello... De, con i personaggi derivati da quella che era Asuka hanno creato un altro trop, eh, Un altro troppo de, dell'animazione giapponese. Okay. Perché secondo me è, non puoi ricondurre questa tipologia di personaggio ad Asuka perché devi andare proprio a ricercarlo in Luis, in Taiga, in Shana. In, in Shana. In Shana, non, Shana non ricordo quale sia uscita prima delle tre. Shana, Shana dovrebbe essere Shana uscita prima, prima. Sì. Dovebbe, oh, oh, non so se è so no. Luis. <sighs> Beh, è difficile. Vabbè, bisognerebbe controllare. Comunque, sono più o meno lo stesso periodo. Però Shana ecco. Prima, Shana prima. Per esempio, Shana è molto più rompicazzo di come giustamente dicono in chat. È vero, Shana è proprio: si lamenta tutto il tempo, piange, sì. eh, pesta i piedi. È Shana, Shana, Shana proprio rompe Shana il cazzo. Una delle tre è quella insopportabile, <ride> veramente insopportabile. No, 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 veramente rompe, rompe il cazzo pesante, Shana ehm, E questa cosa. Nell'effettivo, uh, va a, a. Secondo me apre un nuovo mondo. Cioè, ti fa capire che per quanto il Trops può essere. Diciamo così, nativo, poi esistono così tanti sottotrops. Sotto potremmo chiamarli in questo caso sì, evoluzione e derivati, direi. Ecco, proprio un'evoluzione che porta nel corso del tempo a prendere quel, quel classico e trasformarlo nel tempo. Per questo, a me la Zundere, se utilizzata in un determinato modo. Può non dispiacere, mm. ma ora ti faccio questa riflessione: ma com'è che è di fatto quello che non cambia mai è la forza dell'amicizia? Perché <ride> eh, perché se ci pensi, e eh, ritorniamo sempre allo stesso punto con la forza dell'amicizia. Eh, te l'ho detto, secondo me è proprio per una questione di linguaggio e di messaggio. Cioè, nel senso. Eh, il motivo per cui, appunto, il troppo dell'amicizia dell che vince su tutto, il potere dell'amicizia, il power up dovuto all'amicizia e cose così, sono proprio um, un incarnano un messaggio positivo da dare mm -hmm. a, ai più giovani fondamentalmente, okay. eh, non, te, non ti direi che è una roba proprio di formazione però comunque c'è un insegnamento morale alle spalle su questo, no? E è proprio indirizzato a un determinato tipo di pubblico che per un discorso di età anagrafica ha bisogno anche di un modo semplice per arrivare mm -hmm. a capire determinati concetti, per arrivare a, a interiorizzare, no? Proprio queste cose, cioè mm -hmm. il fatto che l'amicizia vinca su tutto è un Messaggio che a un ragazzino che deve crescere e appunto imparare ad affidarsi ai propri amici, eh, imparare a stare in società è qualcosa di molto importante, certo. E quindi, per questo devi fargli arrivare nel modo più diretto possibile ed è ovviamente anche per questo che. Su un ragazzino di 13, 14, 15 anni continuerà ad avere sempre effetto, perché è qualcosa appunto pensata proprio per lui, mentre invece crescendo è normale che inizi a stancare, motivo per cui appunto all'età nostra, siamo quasi sui 30, noi vedere ancora serie come Eden Zero, come uh, non lo so, metticeli tutti, tutti gli altri battle che ti vengono in mente. Eh beh, ma io però a me piace. Sì, ma aspetta, per, cioè, mh, io parlo soltanto del, uh, di quelli che veicolano solo quel messaggio senza mm -hmm. portare altro. Sì, sì, sì. sì, sì. Okay, cioè, okay. Per, anche, anche Naruto veicola quel messaggio. Però non c'è solo quello, capito? Cioè, non, certo. è, non è l'unica cosa che ti salta fuori quando pensi a Naruto. Non certo. pensi soltanto a Naruto e l'amicizia, no. mentre invece ci sono altri casi in cui è in quel modo. Ma Hero Academia secondo me è un buon esempio perché è un po' una cosa a cavallo fra entrambe, no? Perché prendendo comunque dal, dal mondo superoistico americano, inserendo tutto in un contesto societario, eh, mettendoci anche il mondo degli adulti mm -hmm. fondamentalmente, perché poi comunque c'è tutto il discorso su eh, il top hero, eh, il fatto che gli eroi sono stipendiati da, dal, da, dal governo, tutte queste cose comunque non dico che te, te lo rendono un manga adulto e maturo, però comunque qualche eh, lettura, in più di determinate situazioni, di determinate cose, te la dà fondamentalmente. Certo. Retail, no. No. <ride> per i dire tail, no, Radiant, no, per... ma anche Black per Clover dire, non, per da... Per non da neanche... Però Black Clover mi piace perché si menano e si menano bene la forza dell'amicizia, almeno lì viene un po' messa da parte per farli menare forte. Sì, ogni... ma un po' ogni... come il discorso, l'altro la ma... giorno. Viste ne parlavamo l'altro giorno come con Jujutsu Kaisen. C'è un eh. motivo se ce lo guardiamo sulla Boru e eh. non guardiamo il cartone in sé per sé. Poi con Jujutsu Kaisen ovviamente è un altro discorso, perché non è neanche in sé per sé quello del potere dell'amicizia, quanto più proprio il, il contesto no, della serie, il fatto di non essere a differenza di quanto diceva Obogul nel video una serie innovativa e che abbia qualcosa in più da offrire, però quello è più un discorso per noi che siamo appassionati da tanto tempo infatti fra chi è che è diventato popolare tanto Jujutsu Kaisen fra quelli un po' più casual eh, o comunque quelli che dagli anime vogliono le mazzate belle fondamentalmente, perché per quanto ne possa dire Obogul non, non per eh, sminuire lui o per ehm, montarci noi però diciamo che a livello culturale di visioni e di cose tipologie di cose viste c'è un po di differenza eh, lui è senso. un tipo più casual ma l'ha sempre detto che nel, sì, per sì. l'animazione è un tipo casual che, non, che non, non vuol dire niente non è un niente di male non è eh, offensivo non certo no non è offensivo è un tipo più casual lui nell'animazione eh, diciamo così cerca determinate cose che difficilmente o comunque Possiamo anche condividere, però magari non è il nostro obiettivo ultimo sì, nel guardare. È... Sì, ci sta che ogni tanto me le guardo anch'io delle mazzate. Così a perdita di tempo. Però non è diciamo quello che vado a cercare quando cerco una serie nuova. Già eh, giù cerca le ragazzine. Io cerco le cose a Borin Test, per esempio. Sì, cioè... ma... sì, 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 assolutamente. Infatti, non è un caso che uno dei cartoni che mi stanno piacendo di più in questa stagione sia Shadow's House. <ride> cioè... Mica, però cioè... non... ho oh, tutti gli episodi. Eh, sono tanto. stati. Da, da, dopo il primo. Gli altri episodi Ma... sono stati tutti un crescente. Il primo è stato terrificante. Io, io, io continuo a non capire perché tu la pensi in questo modo sul primo episodio. Il primo episodio è stato eh. terrificante. Ma l'ultimo episodio, l'ultimo episodio con tutta la parte di sfida. Sì, 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 sì. Ma anche come è finito l'episodio! Madò, poi... Madonna! Eh, che lì, lì diciamo così, ok, a... Voglio quello nuovo. Eh, eh, voglio bravo. andare avanti. Ti Badò, prego. Bellissimo l'ultimo episodio è stato bellissimo. Leggo però un commento così, perché già oh, cominciano, cominciano a, a tirare fuori bravo. il troppo che più mi dà fastidio è la cazzo di promessa fatta a tre anni, che per la tipa Assume un'importanza simile ad un trattato tra le nazioni. Anche questa è. Ma basta che c'è sana... una sonora Jimmy. Tutte sì. tutte hanno una cazzo di promessa fatta da quando erano giovani e tutte le, le rom romcom che hanno tutte hanno una cazzo di promessa. No, per carità, io lo capisco, cioè nel senso ci sta come espediente narrativo, no, per far uh, mettere un po' di mistero del oddio voglio scoprire qual è questa promessa, voglio sapere come si sono legati, se effettivamente poi il filo rosso del destino li unirà per davvero o no. Però c'è da dire che appunto alle volte è proprio abusato. Nisekoi nell'esempio lampante, cioè Nisekoi, la, la promessa era letteralmente quello che ti tirava dentro all'inizio della lettura perché avevi due possibili candidate, volevi... poi iniziano a comparire chiavi da tutte, le parti, da tutte le parti. La promessa viene completamente dimenticata per un finale proprio terrificante. Non è e... che è merda Nisekoi. Grazie, Pentium, per l'abbonamento. Grazie mille, ventium o 128, eh, speriamo che tu ci possa aiutare a migliorare il processo. Il, process il processore che è di ho... Italo, sì. <ride> <ride> tu ci possa a migliorare il processore di Italo. <ride> e quindi sì, cioè nel senso, è uno di quelli che effettivamente... Mh, ci sta che dia fastidio. Cioè, lo, lo posso capire. Anche perché, appunto. Cioè, io non so voi, non so te, lo chiedo anche a te, ma mm -hmm. lo chiedo alla chat. Eh, che rapporto abbiate voi con i vostri Osana Najimi con i vostri amici di infanzia. <ride> cioè, i in Giapponi sembra che ce li abbiano tutti. Io boh, a malapena mi ricordo le facce. <ride> allora, io devo dire la verità, sono anche fortunato perché i miei amici di infanzia, fondamentalmente, a parte due o tre che venivano da un altro contesto. Venivano dalla scuola perché io tipo con alcune persone sono stato dall'asilo fino ah. all'università abbiamo fatto medicina insieme Cioè renditi oh, conto yeah. ci, ci conosciamo da, da un po' di anni con alcune persone con, con alcuni miei amici Ok capisco eh, ma non è che c'è stata mai una promessa anche con ragazze Cioè con alcune, alcune ragazze condivido questa esperienza diciamo così venticinquennale praticamente yeah. La promessa di farti pestare quando arriverai ai 30, ma nessuno mi vuole pestare. Io l'ho chiesto pure alla mia amica: ha detto, ma mi volete pestare? Ma hanno detto no. Ecco, se, se, ci sono, se ci sono in questo momento ascoltatrici femmine, ragazze, Paolo vuole essere calpestato ed è disposto a pagare per essere <ride> calpestato. Se qualcuno si vuole offrire volontaria, no, no, ci dissociamo da, da qualsiasi attività illegale legata al sesso e i soldi. <ride> Ah, tranquillo, ti calpesto io. Anche a gratis. Carp, ma se tua sorella mi vuole calpestare, io sono disponibile. <ride> ma, lei deve essere. Mi <ride> sei appena dissociato. Ma scusa, lui, lui mi offre sua sorella, io che cosa devo fare? Il rifiuto. Io, io nel dubbio mi dissocio, eh? non, non, vorrei... Mi dissocio. <ride> non vorrei che ci, ci fossero fraintendimenti invece leggevo per esempio uh, scorrendo proprio all'inizio quando abbiamo chiesto appunto alla chat mm -hmm. le loro c'era il, il trope che Mapo propone i buoni non ammazzano mai i cattivi Su... e... dipende cosa leggi <ride> dipende anche questo però è un trope narrativo più Diciamo strabusato Per quei, quelle opere di Target um, Shonen Per un semplice mo motivo Anche ovviamente nei Kodomo Per ovvi motivi là, non, non si utilizzano Vabbè. Però nel Target Shonen è perché um, In quella fascia Probabilmente si utilizza Di più il concetto Del far passare messaggi positivi mm. E sì, attenzione non è, non è legata al target la situazione, ma è legata a concetti. Sì, penso che sia un discorso eh, dovuto al fatto che se tu vai comunque con un pubblico giovane e il tuo messaggio positivo deve essere appunto quello di un, eh, un eroe che incarni valori positivi, che debba portare un insegnamento morale che poi tu dovrai portarti avanti per tutto il resto della vita... Ci sta che effettivamente non, non uccida persone, visto che appunto cioè, è una cosa che viene considerata per i cattivi: Bravo. Per uccidere. Ecco. E questa cosa, però, fa generare quel misunderstanding sul, sul genere shonen come dicono loro perché l'utilizzare un trop in un target ti fa pensare che quel trop sia assoluto legato a quel target ma sappiamo benissimo che poi nel target shonen eh, diciamo così la varianza di trops rende eh, il tutto in un, 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 maniera varia altrimenti non esisterebbero shonen come death not come tutti quelli che sì. appunto hanno legati a sé um, il concetto di morte, di uccidere, il concetto, diciamo, di violenza. No, sì, sì. Eh. Cioè ricordiamo che appunto l'essere, rientrare all'interno di un target non vuol dire avere necessariamente dei canoni da rispettare o una scaletta da seguire. Ecco, eh, ovvio che eh, buona parte eh, delle pubblicazioni di determinate riviste, perché appunto in questo caso magari parliamo più del battle di Jump, di roba pubblicata su Jump che ha eh, determinati ecco. stilemi narrativi da seguire, almeno... O almeno prima aveva comunque determinati sistemi da seguire più ferri rispetto magari ad altre riviste, eh, ci sta che questo discorso si possa fare un po' più standardizzato, però abbiamo visto che fortunatamente pare che le cose stiano iniziando a cambiare anche per Jump, comunque secondo me quella dei buoni che non ammazzano mai i cattivi è una, anche una cosa legata molto al passato in realtà, mm. cioè ci sta che magari fosse in uh, più, più preponderante tempo fa. Però ora non mi sembra che in realtà, appunto, vista l'evoluzione no, di quello che è il, eh, il contenuto nei target shonen, sia effettivamente ancora così preponderante come cosa, mm -mm. sì, no, ma, ma sono anche. Eh, C'è Katsuya. Ciao Katsuya. Come si dice è il, eh, tecnica dell'amicizia? Dobbiamo utilizzare il no giuzzu. Eh. Amicizia è Yujo, giusto? Non ho, non ho detto una cazzata prima, vero? Eh, Già ci si, si vede meglio capito. del solito. Grazie, cazzo cioè, Chissà <ride> per quale motivo. Non è assolutamente merito tuo. <ride> Nakama eh, qualcuno dice Nakama, no. vuol dire Nakama vuol dire amico nel senso di compagno. E ok, però io voglio proprio amicizia. Che se non sbaglio è Yujo. È proprio tecnica dell'amicizia. Come la direbbe Naruto. Yujo no jutsu eh, direi Vabbè, io. Ora, no, no, ora, no, ora, ora lo dice Kazuya che ci sta sentendo. <coughs> Comunque, ok. Vabbè. Uh, mi hai fatto una domanda? Eh, lo, eh, lo, scrive lo scrive grazie cangi, che, che lo grazie. Grazie, <ride> grazie, eh. grazie, <ride> grazie. Non me l'aspettavo <ride> che lo scrivesse in Kanji Grazie. Però il primo, il primo dovrebbe essere You. Dovrei, aver, dovrei averci preso. Vabbè, dopo, scopriamo. Elion dice: Io sono Naruto. Eh, sono contento per te, Elion. <ride> 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 Anch'io vorrei essere Naruto. <ride> Eh, allora, è la era... versione estesa ora ha scritto in, in giapponese Oh, oh <ride> Il bastardo ha scritto, <ride> ha scritto, ha scritto, ha scritto un, be un bestemmione. <ride> <ride> e e mi spiace, il katakana lo so leggere. Ragazzi. <ride> Sono i canci il problema, eh, allora c'era Greenhouse che diceva: A me dà fastidio il troppo del classificare i personaggi in base al loro livello di forza, come ad esempio in quello schifo di Jujutsu Kaisen, eh, il ah. Sovereign 9000, che poi, fra l'altro, questi livelli di forza non vengono mai rispettati nei cartoni. <ride> beh, pensa, pensa appunto per esempio a Dragon Ball, no, il memore, oh, ah. il Sovereign 9000, che poi era 8000 in realtà, ma vabbè, e spacca il visore quando poi in realtà si, si legnano. Comunque ci sono questi livelli di forza che sono. Tanto ah, aleatori quanto i power up. I, I livelli di forza servono per far fare le seghe ai fan, <ride> è vero, no, no, non servono ad altro. Per esempio, di recente hanno rilasciato, se ricordo bene, i livelli di forza. Eh, per esempio di Dragon Ball nel periodo in cui si sono incontrati Vegeta, Goku, Nappa e tutti questi nei primi scontri. E si scopre che Goku in versione normale col primo, col Kaioken 1 penna è 19.000, Vegeta è 18.000, ma in Kaioken 10 è 24. In Kaioken 5 è 24.000. Ma se cioè, poi, poi fa lo sto cazzo No a quanto arriva. E soprattutto, quant'è il moltiplicatore amicizia nel calcolo dei livelli di potenza? Eh, bravo, è? Cioè, è tipo, è, è, non, è, un, è un per, è un esponenziale, è eh. una cosa logaritmica. Che, come funziona? bra non lo so non lo so manco io però ecco come troppo narrativo ehm, come dire eh, alla fine eh, cioè non è neanche un troppo narrativo se ci pensiamo secondo me è più un contentino messo lì all'interno cioè poi alla fine a che cazzo servono quelle scale neanche, spesso neanche ti indicano realmente se un personaggio sì. è forte o meno sì, 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 infatti non lo, non lo considererei comunque un troppo, uh, cioè nel senso più una più una caratteristica, no? O più mm. un, um, sì, una, una sega mentale <ride> di, di, chi, di chi segue queste cose. A me fan service quasi Fan service anche, sì 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 effettivamente Invece a proposito di trope c'era Alepaci che dice eh, quando, quando il protagonista eroe è in crisi Flashback sul passato motivazionale E si trova la tecnica finale overpower Ecco questo, questo è effettivamente un, ecco, un uh, trope Apple molto classico Vero, vero, questo è un trope sì. classicissimo Penso che sia la cosa più famosa di tutti, no? Sì, sì, uno dei più famosi, effettivamente, cioè il, il coso, il, flash, il flashback motivazionale che ti fa ricordare: ah, io per tutto questo tempo ho combattuto per questo, ho combattuto per lui, ho combattuto per lei quello che è, e quindi poi, appunto, riesce a trovare il potere. Tra l'altro, mi fa molto ridere il fatto che eh, tutti i troppo, che almeno sto leggendo finora sono legati al battle. che <ride> Giustamente, essendo appunto il, indirizzato a un target più giovane, eh, giustamente ha. Ah, Secondo me, più bisogno rispetto magari ad altri, di queste tipologie no? di, di escamotage narrativi, di questa checklist di cose da seguire. Quasi come se fossero obbligati. Eh, per essere, diciamo così, classificati come classici batt. L'avere uh, determinate caratteristiche. E, e le possiamo veramente riscontrare mm. in tutti. Ti, ti faccio un esempio. Ora, questo è del passato in Demon Slayer c'è la cosa del padre che, 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 che aveva il fuoco. Non so se ti ricordi. E danzava per 40 sì, giorni sì. e cose del genere. Poi lui si sveglia da questo flashback. E menacono, sì, mena. eh. cioè, è la stessa cosa. Anche in quello che ormai viene definito uno dei battle contemporanei più importanti che ha avuto influenza, eh, tutte quelle minchiate che ci che vogliamo che dire. Non, non, non lo è da questo punto di vista, ah, ma sì. lo è soltanto da un punto di vista economico, resto, eh, sì, sai cos'è? Secondo me è che appunto sono dei, dei sistemi no? così tanto collaudati e così. Appunto, che funzionano sempre su quel tipo di pubblico: che non è tanto il fatto che uno si sente obbligato a metterceli perché se non ce li metti il fumetto non va, quanto più che sono proprio dei cuscinetti di sicurezza che tu sai che se tanto lo fai quello va comunque bene. E quindi c'è cioè, proprio un modo di, um, come si dice? Stare nella comfort zone, no, stare tranquilli e sicuri. L'altra volta parlavamo del fatto che Radiant è letteralmente questo: ovvero Bravo. prendere tutti, tutti, tutti quelli che sono i trope tipici eh, che abbiamo imparato a conoscere nel battle manga e utilizzarli perché effettivamente è il modo migliore per essere sicuri che il giapponese medio ti legge. Che poi e vedi, effettivamente funziona. Il Radiant, Radiant non è brutto. Se, cioè, se ci pensate, non è brutto, ma è così straletto: Che tu ti fai due coglioni a una certa punta. A leggerlo o a guardarlo, io sì, ho guardato sì. l'anima di Radiant. Eh, cioè, in, in, quando mi sono ritrovato là, ho detto, ah, ok, ora va a vedere che è così. Ah, cioè, per me è diventato um, prevedibile. Questo è il problema di utilizzare tutti questi troppo, perché diventa prevedibile. Sì, è che il punto eh, cioè, si ritorna sullo stesso discorso di, che, che facevamo all'inizio, ovvero è una, è una cosa che A noi, magari, che abbiamo visto, barra letto tante tante cose simili. Stanca alla lunga. Però, cioè noi dobbiamo considerare che la maggior parte di queste produzioni non sono indirizzate a noi. Vero. Cioè, perché se tu ti ricordi chi è il pubblico tipo di Shonen Jump, capisci che non siamo noi, certo, è, no, quello, cioè, è, è quello il discorso. E quindi ci sta che comunque non. Um, non dia poi in realtà tutto questo fastidio al, uh, all'utente finale, a quello che appunto oh, è colui per cui viene pensata questa cosa. Sì, sì, uh, sì, stavo, sì, stavo nel mente, sto guardando in chat se ce ne sono altri. Sì, sì, io ne ho un altro. Ok, vai pure. Comunque, il troppo che mi piace di più, che forse è più un archetipo di un personaggio, è quello mancante di coraggio. Che, però, si sblocca grazie all'amore o all'amicizia. Presente in Daikon Pop, in OP con Asop, ma anche nelle romance, nei spokon, eccetera, eccetera. Questo lo scrive Claudio. Mm -hmm. eh... Sì. Sì, questo è anche questo, è un abbastanza un, un archetipo diffuso di personaggio che effettivamente mh, serve in questa tipologia di opere, eh, anche molto a farci medesimare il lettore, comunque. Mm -mm. Cioè, secondo me, so, so, tutte queste tipologie di personaggio che vediamo in praticamente tutti i battle, sono appunto pensati no, per incarnare determinati aspetti di quello che poi è il lettore. E sono abbastanza fondamentali per favorire l'immersione no? di chi legge o di chi vede all'interno dell'opera? Eh, ehm, questo di qua è proprio una questione secondo me ancora, cioè è proprio l'immedesimazione più forte che puoi avere perché il personaggio sfigatello, vedi Asop, Asop per esempio, è quello che più facilmente una persona riesce a, um, a empatizzare perché mm. eh, se ci pensate... Sì, è quello più vicino a noi. Eh, Asop, eh... È... eh... È sicuramente, più è sicuramente più facile più uh, viscerale no? entrare in sintonia con il personaggio sfigatello che però riesce, eh, grazie ai suoi amici, grazie all'allenamento all e tutto, a esternare no? quello che poi è veramente piuttosto che l'eroe senza macchia, senza paura, indomito, che invece tutti sognano di essere. È uno dei motivi, secondo me, per cui eh, Deku in My Hero Academia è diventato così amato. Perché è proprio quel tipo di personaggio. Eh, Bravo, bravo, bravo. Eh, eh, questo, questo ha un. Eh, è importante. Cioè, alla fine, l'archetipo di personaggio non è ovviamente un trop narrativo, questo. Uh, però è un archetipo di personaggio. Anche questi di qua. Gli archetipi di personaggio. Eh um, sì, differenziamo fra archetipo e troppo, eh. Vai, che non è proprio la stessa cosa. Il trop è più che altro una situazione. Um, un. Diciamo così, un insieme di situazioni che arrivano a una certa, diciamo così, um, situazione finale prestabilita. Per cui, nel trops narrativo, se succede A, probabilmente arriveremo a punto B. Questo. Sì, sono è... appunto sono situazioni standardizzate. S situazioni sono... standard, mm, chiam que quelli. Chiamiamoli anche cliché, volendo. Ecco. Eh, cliché è un buon termine. Um, però attenzione perché il cliché è anche il tizio che cade sulle mutandine di faccia. Per esempio sì, sì. Ma eh, Quello sì, il, è un... il coso Il lucky No? Il, lo, 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 il pervertito fortunato Ecco Quello, è un... que quello non è però Un troppo narrativo È appunto Un no, cliché È, un, è un, una, una, un, diciamo, una cosa che, che può succedere È più Probabilmente Un cliché narrativo Se lo vogliamo mettere Su Un piano Mentre l'archetipo Di personaggio È un personaggio Costruito Con degli stereotipi O comunque con degli stilemi ben precisi, che può prendere anche eh, strade alternative, non è detto che eh, l'archetipo di personaggio poi evolvendosi eh, si evolva secondo uno schema classico. Può prendere altre vie, può prendere la via classica. E eh, questo è il bello: è questo è anche un po' che differenzia poi tutti i cartoni, ovviamente. Sì, 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 ma poi infatti di base il cliché, lo stereotipo, l'archetipo e tutto non sono una cosa da, da condannare a priori. No, no. Cioè sono cose, ehm, è un discorso di casistica, è un discorso di reinterpretazione, è un discorso di come un autore gioca con determinati temi eh, per eh, portare avanti poi la storia, i personaggi e tutto. Infatti poi, cioè quelli che comunque poi ci rimangono più impressi, non necessariamente non sono alla base stereotipati. Prendiamo, noi prendiamo come esempio le, la monologata di Sidious no? per fare questo discorso perché effettivamente i personaggi alla base sono tutti degli archetipi ben gara è uno tsundere barra tendente ogni tanto allo yandere, però prevalentemente tsundere Sengoku, stessa cosa, la Loli tendente allo yandere. Mm -hmm. eh, C'hai cioè i maioi, la, la, la Loli pura, eh, cosa mh, Suruga che la e eh, roba bravo. del genere, però appunto si può partire. Partire da quello che è l'archetipo, da quello che è lo stereotipo, per poi dare varie sfaccettature e varie mh, peculiarità no, a queste cose. E lo stesso vale per le situazioni, non Proprio. necessariamente partire da, un, da una situazione stereotipata eh, vuol dire che è un problema. Ecco bravo, diceva, diceva Sergio Vettore, Medaka Box si basa molto su questa cosa, assolutamente, Medaka Box, fa, è, è se, è, 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 essendo appunto sempre Nisio eh, stiamo parlando di uno che con i tropes ci gioca come se fossero eh, dei giocattoli per un bambino, eh, è una cosa che appunto li prende tutti per sfasciarli e far vedere quando utilizzati male, eh, sono mh, inutili, Disfunzionare a una storia, e addirittura molto, po come possono rovinarla effettivamente. Certo. Sì, 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 ma ecco. Ehm, alla fine, eh, gran parte delle serie che io ho apprezzato nel corso del tempo. Eh, attenzione, ci sono pure quelle classicissime che mi piacciono. È normale. Però quelle che ho apprezzato nel tempo è forse una delle caratteristiche che ho sempre cercato nei cartoni è l'originalità che per originalità io non ho mai inteso che ci siano cose nuove nell'effettivo, ma che appunto riescano a trasformare qualcosa di vecchio, mm. qualcosa di stereotipato, in qualcosa di effettivamente nuovo, partendo da una base conosciuta. E questo è il bello di, di, di un cartone che nell'effettivo riesce a fare questo lavoro, trasformare qualcosa di già visto in qualcosa di estremamente nuovo. Sì, 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 riprendere appunto da quella che è la storia dell'animazione, da quelle che sono appunto tematiche che comunque, ragazzi, eh, abbiamo già visto tutti. Perché come vi dicevamo tempo fa, quando abbiamo fatto la live sulla critica con il video di Orange e tutto. Cioè, da quando ci sono i Greci è già stato inventato tutto, non abbiamo più niente di nuovo da dire. Quindi dobbiamo rielaborare quello che è già stato detto, fondamentalmente. Per questo, appunto. L'originalità va intesa come capacità di riadattare, di modificare, di aggiornare oppure di distruggere, partire per distruggere e rimodulare eh. delle determinate cose. Pensate, faccio un esempio: ma magari non è quello più azzeccato di tutti, ma Madoka Magica con il Magiocco. Non, mi, non è stato sicuramente il primo a farlo. Uh, Princess Tutu mi pare l'abbia fatto prima. Eh, ce ne sono, non diversi, è, ma... ce ne sono, sì, sì. Comunque per, per darvi l'idea del, del, del concetto in sé per sé, prendere quello che, appunto, è un uh, una tipica. Um, un genere, anzi, proprio uh, dell'animazione, che è quello del magioco, e ribaltarlo per farci una storia completamente diversa: più, più scura, un... più, più dura. Sì. È qui che sta l'originalità no, del, del cartone, non tanto nel fatto che hai creato qualcosa di diverso dal nulla, quanto proprio dal fatto che sei riuscito a creare una storia nuova partendo dalle basi già prestabilite. Per questo cazzo sempre chi dice che è originale, perché di fatto non è originale nel termine stretto del termine, mm. semplicemente fa una storia diversa rispetto a quello che è il classico magioco, ma non ha inventato nulla. Che non è un problema, eh, che non è un problema, cioè, ok. Ci può stare che non è un problema, però eh, chi lo esalta come. Il, mm. quello che ha inventato il genere dark ma gioco, là ti dico no, non è vero, perché già prima eh, molti esempi ci, ci, ci sono. Allora, l'altro la... All diceva, oh, eh, sì. aspetta, diceva secondo gli ultimi messaggi Katsuya in chat, che eh, comunque sia chiaro che questi troppi cliché per i giapponesi non sono una cosa negativa, anzi... No, no. Ma infatti, come dicevamo prima, proprio di base non lo sono. Ovvio che è normale che se io mi leggo 100 fumetti e in 98 succede sempre la stessa cosa, a una certa mi rompe i coglioni quello è proprio di base però, cioè, mh, i giapponesi secondo me non sono molto d'accordo perché altrimenti per 30-40 anni non avrebbe pubblicato Adachi Mitsuru però la <ride> <ride> sì, sì, cosa che comunque rega dipende sempre da persona a persona eh? ovvio non, ovvio, non, ovvio. Non possiamo standardizzare Anche eh, da cosa cose. vuole il pubblico, attenzione. Perché mm. è vero che i giapponesi non dispiacciono queste cose. Ma com'è che ora le cose che vanno pure forti in Giappone sono quelle che hanno preso quei trops, quei, quegli archetipi e sono diventate... Hanno, diciamo così, rivoluzionato un pochino. Vedi l'attacco dei giganti. Vedi, per esempio, va fortissimo per la Chainsaw Man su, su, su Jump, che è proprio... Ho letto i, capi i primi capitoli su sull'app di Jump mm. Mi sembra tutto meno che una roba da Jump Sì, ma infa infatti aspetta Ti sembra tutto meno che una roba da Jump Infatti è pubblicata su Jump Plus Non è pubblicata mm. su Shone Jump Ok, però comunque <ride> non ti aspetti Comunque una cosa del genere mm, Ti direi non ti aspettavi eh, Magari è meglio che te ne parli Italo di questa cosa Che sicuramente lo sa meglio di me Però mh, considera che alla fine il Jump Plus può essere considerato come un modo appunto di jump, di poter sperimentare robe nuove eh no, ma... prima di passarle certo. poi sul fisico. Certo. Ne parlavamo fra ne ho parlato fra l'altro con, con Posocco di Star Comics nell'intervento che verrà pubblicato giovedì eh, a tema fumetto digitale a, a cavallo le, le varie... Eh, le varie nazioni, quindi parlando di quello italiano, americano, giapponese e coreano intervento molto interessante che vi consiglio caldamente di recuperare quando uscirà. Ho fatto lo spottone, quindi sono contento. Ah, ora è proprio... Ah, è proprio in pausa. No, ma sapevo che doveva passare di là. Se non sbaglio, vabbè, comunque era, era per mh, capire l'esempio. Ehm... Appunto viene utilizzato come banco di prova no? Per altre cose eh, Per poter sperimentare Una cosa che appunto come dicevi Paolo Probabilmente su Jump normale non sarebbe io mai stato non... pubblicato Certo cioè, Io non, non, non riuscirei eh, a, a, a vederlo nell'effettivo Cioè eh, L'idea di fare questo banco di prova Cioè secondo me è interessante Alla base se ci pensi Proprio sì, sì, perché gli, per... Però comunque a prescindere da um... Da questo, ripeto, quello che in questi ultimi anni è andato forte e sono stati quei prodotti che in un modo o nell'altro hanno preso questi drops narrativi e li hanno massacrati. Vedi, One Punch Man, mm -hmm. ecco ah, la prima parte era su Jump, non su Jump Plus. Sicuro? Eh, io, su Chainsaw Man, ricordavo che era su Jump. Quello me lo ricordavo, però vabbè, dico a diciamo prescindere a il, il discorso: non cambia alla fine. Eh, però tu non te l'aspetti. Un'opera uno, il fatto che venga apprezzato ha ah, un significato, secondo me, importante perché eh, la gente ha cominciato a cercare qualcosa, anche i giapponesi. Sì. Questo è sì, importante. Sì, ora poi vabbè, cazzo, cioè dice che Jump sta sperimentando perché ha cominciato a vendere meno, che sicuramente è il motivo appunto eh. Eh, per una rivista per fare certe cose. È normale che quando le, le, le acque vanno un po' peggio, giustamente uno cerca di trovare rimedio in qualche modo. <ride> Ci sta. Leggo questo commento di Metal, bellissimo. Adaci però sa disegnare perfettamente gli asiatici, tutti uguali. <ride> LOL. Io no, ve... A cazzo via non piace questo elemento. Io non vedo errori, veramente, ragazzi. Tutti i personaggi da sono tutti, tutti uguali, manco lui li riconosce. E' ah, la sempre... Fire Punch, quello sul plus ok. Niente, ho confuso io i titoli. Chiedo Venia, Italo è la Fire Punch. Leggo un altro, un altro commento: di un troppo. The bowling Bombel ci scrive: Un cliché che mi no, triggerà da morire. È il protagonista con i genitori che lavorano all'estero 365 giorni all'anno. Allora, questo sarebbe un troppo di cui parlare con, appunto, chiedere a Cazzuia se, nella sua esperienza, conosce degli studenti che, appunto, sono stati abbandonati dai genitori. Che in quella caso tutti, tutte le famiglie, degli, tutti i ragazzetti degli anime cioè, hanno i genitori che, o sono tipo iperpresenti nella loro vita e ci condividono il 100% di tutto, tanto che eh, tua mamma è diventata, tipo, la migliore amica del tuo ragazzo, vedi, orimia, tipo, <ride> o tuo padre che è diventato, appunto, il migliore amico del tuo ragazzo. Oppure che, proprio, non esistono, cioè, scomparsi, proprio, finiti in una dimensione differente. Ho visto che ti è piaciuto Rimia, a me è piaciuto tantissimo. Ma anche a me è tanto. piaciuto un macello. È veramente bello cioè. sotto tutti i punti di vista, secondo me. Eh, sì, effettivamente c'era magari qualche episodio leggermente più deboluccio. Vabbè, uh, ma è normale. A... Però mi, pia mi piace proprio tanto la struttura. Mm. Mi ha ricordato una versione uh, più, mm, uh, più orizzontale e più uh, elaborata. Di Zulezure Children mm. come tipologia di serie, perché eh, poi che io finisco la parentesi su Mia eh, ha, tutte, ha tutte le cose che cerchi da una, una romcom tradizionale, ma appunto con questa struttura che comunque non dico che è corale, ma quasi. No, nel nel sì, toccare sì. tutti i personaggi, nell'arrivare a tutte le storie e quindi ha appunto prende da eh, Dazzurizure, giusto per fare le paragoni, eh, non nel senso che abbia copiato l'uno dall'altro, ma prende da U, dazzurizure, questo modo appunto di spostare il focus su tante situazioni differenti. Però per tornare no, su quelli che sono più eh, i canoni della romcom drama come piacciono a me, sì. ovvero appunto quelli interessati proprio sull'evoluzione del rapporto dei personaggi piuttosto che su quelle che sono le situazioni standardizzate. No? Quindi invece di andare a cadere soltanto nel trop nel cliché, l'andare invece a ispezionare no, quella che è la psiche dietro un rapporto. Ecco, onimia, visto che stiamo parlando di drops narrativi e eh, riguardo tutta la questione romcom, una cosa che. Um... Io generalmente odio delle romcom, è che di per sé i personaggi non sviluppano mai il loro rapporto in maniera seria, in maniera soprattutto plausibile. Oremia, invece, questa cosa, eh, dopo i primi due o tre episodi, che sembra andare verso quella direzione a un certo punto grazie alle situazioni i, i rapporti si evolvono nell'effettivo perché all'inizio ti fa sembrare come se fosse in Toradora, come se fosse in tutti i cartoni vecchi di romcom classiche, che il rapporto loro sarebbe rimasto all'infinito con lui che va da lei e, e si innamorano diciamo così solo alla fine quando di fatto l'evoluzione avviene subito Infatti era un po' la preoccupazione che avevo all'inizio, no? Perché comunque mm. quando lo cominci, appunto sembra una roba molto tradizionale, no? Cioè mm. il classico Boy meets girl, in cui piano piano iniziano a conoscersi, ad avvicinarsi e cose così. Però effettivamente andando avanti, poi eh, sia nella coppia principale, ma poi anche in tutto il resto de del cast, ehm, racconta delle cose in maniera molto più matura, eh. in maniera molto più realistica, no? Sotto tanti punti vista ci sono. Ovviamente le classiche esagerazioni di determinati comportamenti, determinati sentimenti, determinate situazioni e troppo tipiche no, della commedia romantica eh, manga e anime a cui siamo abituati. Però comunque non risultano poi così tanto fastidiose perché i personaggi te, la fa te le fanno piacere sì. per il modo proprio in cui si interfacciano l'uno con l'altro. Eh sì, sì, sì. Ma, Secondo ma... me in questo riesce molto bene. E eh, infatti, ecco, uh, questo di qua riesce molto bene. Per... E qua ritorniamo al concetto di prima dell'originalità, del dell riutilizzo. Mm -hmm. Perché loro hanno, hanno utilizzato quei vecchi metodi, però te li hanno, hanno riproposti in maniera differente. Addirittura io so um, che rispetto al manga hanno fatto uh, dei salti enormi a livello diciamo così temporale. eppure non sì, diciamo che ha adattato tipo 12 volumi in 12 episodi. Sono oh. 13 episodi comunque. A siamo. Eh, però io che non ho usufruito del manga non li ho percepiti non li ho sentiti sì, sì. non ho sentito una mancanza effettiva è vero è hanno, hanno avuto un ritmo veloce ma io da non fruitore del manga non ho avuto problemi e qui ci inserirei un troppo che non è di anime e manga, ma della community di anime e manga, ovvero che l'anime adattamento dal manga fa schifo. Eh. <ride> che Secondo me, Orimia, appunto, io non ho letto Orimia, e ehm, appunto come te, non ho sentito. Carenze, no? da un punto di vista di, di pacing, di eh, racconto, di sentimento, cioè ci sta che magari nel manga, avendo i tempi più dilatati, avendo più spazio, avendo più capitoli, determinate cose vengano affrontate magari in modo diverso, in modo meno frettoloso, ok? Però secondo me in questo caso, cioè tutto quello che il cartone aveva da dire lo dice in maniera chiara, cristallina e molto semplice. Sì, 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 sì. Eh, Cioè. Eh, io capisco se qualcuno mi dice. Eh, sai, Paolo, ehm, in realtà, a parte il rapporto tra i due personaggi principali, quello, de con gli quello degli altri personaggi mi sono sembrati un po' banalotti, un po' velocizzati. Eh, non sono d'accordo, ma, ma io ma Io potrei capirlo perché nell'effettivo. Eh, certe volte sembrano un po' banalizzare la situazione. Cioè. Ti faccio un esempio, il tizio con la vicepresidentessa e l'altra tizia, ehm, non so se ti ricordi, l'amico di lui con la vicepresidentessa e però incontra sì, sì, sì. anche l'altra. Ecco, ehm, Quell'introio là sembra un po' effettivamente ehm, velocizzato, però per me nell'economia dell'anime funziona e mi sta Posso bene. Dire che... Posso dire che sembra velocizzato se non hai prestato attenzione a quello che succedeva negli episodi precedenti, e basta. Perché, cioè, secondo me, il rapporto che si era stato in quel triangolo era lampante fin dall'inizio: certo, perché a lei eh, piaceva sì. fin dall'inizio, la prima volta che l'ha visto la mm -hmm. telecamera, e questo è importante, la riprendeva. L'importanza <ride> la, la eh. riprendeva. Lei che era alla finestra e lo guardava, era distratta. E il personaggio è che vero. dice: Io non ti ho mai visto. Destratto, e... sì, secondo, cioè, secondo me, queste cose te ne puoi lamentare se effettivamente non fai veramente attenzione a quello che vedi. Perché secondo me in tutti i rapporti che vengono presentati nel cartone era chiarissimo. A proposito di regia, diceva il buon metal a me danno fastidio di più certi troppi registici. Del tipo personaggio sorpreso sconvolto che grida eh! Eh! seguito dallo scorrimento della camera verso il cielo. Beh, però è, è, cioè, nel senso, capisco che alla lunga possa un po' stufare. Cioè, è molto chiaro il perché si utilizzi questo espediente per, mm. eh, per fare il passaggio no, da, un, da, da, da una, una scena, scena all'altra. Esatto. Eh, no, eh. Sì, effettivamente si è, usato cioè, si è sempre lo stesso modo per fare questo tipo di reazione, forse un po' eccessivo. Mm -hmm. Sì. L lo sfigato che diventa figo Ringraziamo traccan è un troppo Vettore. Sta facendo tutti troppo degli isekai. Tutti li sta mettendo. Io ne ma ho saltato lui, qualcuno, no. ma lui tutti li sta mettendo. Ogni ma cosa riguarda il... si guarda, solo gli isekai. Vettore, ma tutto poi, il gioco. Comunque, comunque, lo sfigato che diventa figo, in realtà, è più o meno l'abbiamo già detto anche per il battle. È quello lì, appunto. Lo stesso ASOP per dire, cioè, nel senso è, è lampante per quale motivo questo tipo di personaggio. Vada perché il giapponese medio è uno sfigato e vuole sentirsi come lui. Cioè, è il motivo per cui gli sekai tutti uguali vanno così forte nonostante siano appunto tutti uguali. Mm. Perché ai giapponesi piace rivederci e agli autori stessi piace rivederci e mettersi dentro i propri protagonisti. C'è una domanda per te bellissima, Già Giù. Già ci sono dei drops narrativi fissi anche nei cartoni con le Loli? Direi con le ragazzine carine. Eh, già è quello di per sé. È un troppo narrativo, <ride> cioè. Ma è, è appunto. Cioè, il, il troppo tipo è tizia che non ha assolutamente idea di che cosa fare della propria vita finché non incontra passione X che la tira dentro questo mondo e scopre quanto effettivamente vivere sia bello. È letteralmente la, la situazione standard di ognuno dei cute girls in cute things. E è normale che sia così. Cioè, è, è proprio il modo perfetto per introdurre no, quello che è il topic, però. Ovviamente, come vi dicevamo prima, tutto dipende da come lo sviluppi. C'è modo e modo di farla questa cosa. Hanno tutti scherzi fanno tutti schifo, ovviamente Paolo mi dissocio, eh, mi dissocio completamente da quello che hai detto ehm, c'è modo e modo di farla questa cosa, perché per esempio per citiamo New Game per dirne uno, New Game no perché comunque è parte che legge appassionata uh, Eurocamp per dirne uno, no, Eurocamp per dirne uno c'è la tizia che scopre il campeggio e scopre la bellezza del campeggio cioè, Ed è, è uno dei migliori di è il modo in cui racconti? Sì, ma perché te, cioè, te a te non piace questa cosa? No, no, cioè, Eurocampo mi lo... è piaciuto. Ah, <ride> cosa? Vero, è uno, dei, è uno dei pochi che mi piace, cioè, perché mi ci sono rivisto, perché a me è campagna. Questo, camp questo ca da camp camp quanto, camp nella mia malla da sempre 7, cioè, Da sempre? Sette e... <ride> Hai visto 7, Eurocampo e 5 che io odio. Sì perché a me Keon fa schifo, però mi ci sono rivisto nelle, nelle eh, lo sai che cosa sto pe ipotizzando per Keon, che forse il mio odio deriva anche dal fatto che a me della musica non è mai fottuto un cazzo. Mm se io on fosse un anime musicale sarei anche d'accordo sì sì lo so se quello che lo suonano tre volte in due stagioni lo so ma <ride> infatti le, le parti più belle erano le musiche però però mi dava fastidio perché io forse in questi cartoni mi ci dovevo vedere con le passioni cioè per esempio Yuru Camp a me piaceva perché l'idea di quello che facevano nel campeggio era interessante perché l'ho fatto per 12 anni campeggi scout e cose del genere quindi in qualche modo allora. mi ci sono rivisto allora. Con questo sono d'accordo. Perché, per esempio, su di me questa cosa funziona con gli Spokon, Per eh. dire. Cioè, motivo per cui mi piace high è perché a me piaceva giocare a pallavolo, fondamentalmente. Mentre, per esempio, altri sport come il baseball mi fanno cacare e quindi non mi interessa vederlo. Però sul, sul Cute Girls, Doing Cute Things, non so, cioè. Capisco come lo vivi tu, però non sono del tutto d'accordo, perché secondo me in questi casi è più come vive la passione il personaggio piuttosto che il a cosa si appassiona, la cosa interessante. Mm -hmm. Però cioè capisco che e bosta effettivamente non fare questo effetto No, no, cioè, io invece, per esempio, con Eurocamp, ma anche con Nonbiori, mi ci sono rivisto. Um, proprio perché ho trovato. Nonbiori, un... io non lo capirò mai, sinceramente. Perché... Eh, ma io mi ci sono rivisto in determinate cose che succedevano. Per cui um, mi piaceva riviverle anche in maniera differente perché di campeggio Eurocamp non ha un cazzo, ovviamente. Uh, però, mi piaceva vedere come loro facevano quelle cose anche male. Eh, riguardo quell'argomento che io conoscevo, sì, sì, no, ma cioè, lo, 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 lo capisco. Questo discorso è eh, che boh, mi fa cioè, non, io, io personalmente non sono d'accordo, cioè non, non mi ritrovo con questa cosa. No, perché per esempio, a me una cosa che piace no, di queste serie invece, è trovare passioni nuove, trovare interessi nuovi. And... Esempio, cioè a me, How Heavy are the Dumbles you lift mi ha portato in palestra. Cosa che io prima evitavo come la peste, nonostante avessi già provato, mm. ma vederla con un occhio diverso mi ha fatto scoprire un modo di potermela far piacere anche a me. Mm. E effettivamente ha funzionato. Mm -mm. No, no, però non funziona con tutto: no, ovviamente. no, cioè, cioè non è che. Tutto mi piacciono allo stesso modo, funzionano allo stesso modo. Per esempio, la Zattera di Twitch scrive "Vedetevi Kabaddi". No. Basta sto Kabaddi. Basta, basta questo cabaddi. Basta questo non lo voglio guardare Kabaddi. Spero lo cancellino. <ride> cazzo. Uh, allora, leggiamo qualche altra cosa. Allora, vabbè, no. il classico del cattivo che ti deve spiegare tutto. Il suo piano ah, malefico. Bene. Invece di finire e la pratica, e poi perdere. <ride> eh. E c'era. Aspetta, in. In quale anime la smontano, sta cosa malissimo? È eh, che tipo il, il cattivo sta per spiegare e lo massacrano di botte subito. No, no, no. no, no proprio, cioè, Sembra che stia per partire proprio il momento del cattivone spiegone. Invece lui tipo lo fredda malissimo. Però non mi ricordo dove era Non mi ricordo manco io. L'ho vi visto una serie, così mi fece scoppiare. Però non, ricordo non mi ricordo, fra l'altro, se era appunto un anime o un fumetto. Che ho tradotto barra letto. Non sapevo, però me la ricordo. Sta cosa mi, mi uccise proprio tantissimo. È bellissimo Che in Cell at Work, uh, mi sembra nel primo uh, c'è uno dei Staphylococchi aurei. Che sta a far fare lo spiegone. E invece la interrompono tutti perché lo vogliono fare le cazzo di cellule. E si incazza. Ecco, per esempio a me questi, questi, queste cose così mi fanno divertire perché distruggono uh, uno dei drops narrativi famosi appunto dello, del classico, classico spiegone eh, che nell'effettivo poi ecco, fa quello che deve fare allora ah, sai in mm. che cosa for forse in Final Fantasy VII Remake succede sta cosa non l'hai eh, giocato non l'hai giocato bene no. no, no. no. a un certo punto no, c'è tipo il classico spiegone invece boom subito non glielo fanno fare bellissimo Belice anche sì, se non glielo fai fare lo spiego. Bene. Vabbè poi c'era Zeno che chiedeva sempre la cosa... Se, la stessa cosa che ho spiegato prima su IQ Girls, su Junker Things. Eh, Ido lo eh... scrive OPM con Vaccine Man brutalmente ucciso da Saitama Ma... Ah forse è quello possibile. O comunque qualcosa di simile. Allora... Perché, tipo lo scoppia, eh, come al vabbè, solito. beh, certo. Allora, i, uh, First Sephiroth dice Io dico power fantasy Perché elencarli tutti sarebbe impossibile Tra harem, abilità che descrive gli oggetti Potere OP del protagonista Dato una divinità entità potentissima Nobile snob che sottovaluta il protagonista Effettivamente um, uh, Il genere fantasy Diciamo power fantasy Ma in linea generale Il fantasy um, Ha degli stereotipi Il fantasy dei, giapponese Il eh, fantasy giapponese, sì, certo ha un, um, un catalogo di robe che possono succedere veramente vasto Non a caso mm. probabilmente uno tra i più divertenti è Konosuba Perché eh, prende quel power che... fantasy e ci piscia addosso che, Qual potere sì. vuoi? Voglio la divinità Cioè il cartone no. comincia così eh... Sì, sì, stesso motivo per cui secondo me funziona altrettanto bene anche Koshu Zero, che fa la stessa eh. cosa in modo un po' diverso, però comunque fa anche lui un discorso di questo tipo. Konosuba secondo me è l'esempio perfetto, perché appunto, cioè, come dicevi tu, lui prende tutto, tutto dai fantasy sekai a cui siamo abituati e dice «Ah bella, sta cosa è una puttanata, io te lo faccio vedere». <ride> Eh eh. che poi è quello che sembrava voler fare anche full dive rpg eh, poi non sono più andato avanti quindi non so se effettivamente dopo torni a farlo oppure no ho visto, ho visto che oggi un gruppo a caso uh, bowling ball ha rilasciato l'episodio <ride> <un> <ride> 5 Ah sì? sì. Eh, grande che un po' cavolo in bolla <ride> di cui non sappiamo niente e non conosciamo nessuno. In realtà l'altro giorno Vincenzo mi fa: Vabbè, ora ce lo guardiamo prima. Tanto non ti interessano niente le cartelle. Cioè no, no, aspetta la versione con i cartelli perché mi rompe il cazzo. In tutto questo, eh, continua a dire che io comunque sto pagando le versioni inglesi che comunque fanno sì. schifo al cazzo. Grazie, vabbè. Ah se, uh, se, se i traduttori di Fanimation hanno deciso di fare i memer anziché no, il loro lavoro, ah. <ride> un altro ma discorso. non è che posso stare dietro a loro, cioè non si capisce manco un cazzo di quello che dicono. Mm. Uh, vediamo, vediamo. Allora, già Giù Beh, perché non ti stufa il esatto, troppo Della no. ragazzina carina Che da una svolta eh, alla sua vita oriosa, dici, eh. A vita ordinaria liceale Scoprendo di volta in volta passione X Le serie di questo tipo fanno un'operazione Che i battle dovrebbero imparare a fare con i loro trops O sei solo te che nutri amore incondizionato Per queste cose No, è quello che dicevo prima che a Zeno fondamentalmente gli ho già risposto prima quando mi hai chiesto sì. del discorso sì, sì. su poi lì Zatter l'aveva detto le Loli. Ma in realtà Loli non c'entra assolutamente niente con le ragazzine che fanno cose carine perché sono due tipi di personaggi completamente diversi. Cioè, ci possono cioè, essere anche conto... le loli. Ci possono essere anche le Loli, ma di solito non lo sono. Perché nella maggior parte dei casi si parla comunque di studentesse delle medie e delle superiori, e quindi la Loli non c'entra un cazzo. Cioè, al massimo ci hanno caratteristiche fisiche. Qualcuna, però non lo sono. Sì, sì, infatti. Oh. Poi ci sono sempre quelle un pochino più bassette e piatte. Che dici ah la Loli però cioè, non, non sono trattate come Loli. Cioè, una Loli può essere quella in usa made, per dirne uno. Ma non di certo Eurocamp o, o non lo so, coi Sul Asteroid per dirne un altro. A caso, certo. ah, no, no, ma, ma infatti, come dire, alla fine eh, quella delle cute girl doing cute things non, non è legato al mondo loli. Sì. Viene utilizzato mh, Viene per esempio in mente Kinero Mosaic per esempio Ci sono quelli che, che ne strabusano Sì diciamo che ma Anche lì il discorso loli è un, è un territorio Abbastanza difficile da esplorare Da questo punto di vista Perché in realtà loli da lolita eh, ti intende un tipo in particolare di personaggio, non una tipologia di serie o comunque un, un carattere no, del personaggio. Mm -hmm. Cioè, la Loli è la bambina, ma con bambina cioè, tu intendi massimo le elementari, Capi? già le medie secondo me non puoi più considerarla certo. Certo, certo. Loli. Cioè, secondo me è proprio una cosa che non c'entra nulla. Con, eh, con queste tipologie di cose, ovvio che se tu mi parli non Nonon Biori, dove la protagonista ha cioè 5 anni, è normale che sia una Loli. Eh, ma eh, come per coso? Come in uh, Yotsuba, la protagonista è una bimba. Cioè, lo, lo, Loli può essere Cio in Azumanga Daio. Che nonostante so alle superiori, lei è una bimba delle elementari. Loli è Rebecca in pani pony, pony Dash perché so è una classe dei superiori, ma lei è la professoressa e c'ha dieci anni. Rock anzi, so. Grande anima o... è lo slam dunk del basket. Loli, <ride> Slam dunk del basket Loli. però, cioè, non, non abbinate e, al Cute Girls Doing Cute Things il termine Loli perché in c'entra un cazzo. Azumanga mm -mm. Daio fa scassare e per sé, sono d'accordo per me è uno dei capisaldi dei tre capisaldi di quella che è l'animazione demenziale nonsense giapponese insieme a Excel Saga e a um, Chromarty High School vero tutti divertenti questi cartoni sì, per me sono i tre capisaldi in realtà poi a me fa ridere anche tantissimo Nichijou. me in realtà lo, tutto, tutto... Però quelli deri sono derivati. Sono derivati, certo, certo. Nichijou è palesemente derivato da Zumanga. Certo. come Paniponi Dash è stessa cosa. Tutti, cioè. tutti, tutti derivati. Cioè, per me, per me è tutta quella che è animazione demenziale nonsense. Per me è divertente, già partiamo da questo uh -huh. fatto, cioè a me vedere cose che a caso nello schermo... Perché... Paolo a te fa ridere Pisellino. Sì lo so, ma, fa ma quelli mi fanno molto ridere, io non so l'altro <ride> giorno perché cosa ho riso, ma mi sono scassato, mi stavo guardando un cazzo di cartone, sono stato mezz'ora a ridere per un attimo. Troiata enorme Ora non mi ricordo Questo c'era Vincenzo che ci stavo, ci stavo guardando con Osuba 2 Giuro sono rimasto mezz'ora a ridere Come un testa di cazzo per, un, per una scena stupidissima e a Vabbè, me... Ma con Osuba io faccio, faccio prima a dirti in quali scene non ho riso <ride> come, un ca... come un pazzo no, cioè. Ma, ma... <ride> alcune cose veramente poi, poi io mi scasso cioè letteralmente vedo qualcosa e mi scasso dalle risate proprio assurdo e Nichijou ha avuto l'effetto continuo per questo cioè io ho visto Nichijou più di Azumanga mi ha fatto ridere Azumanga mm -hmm. secondo me è più bello però a livello eh, diciamo di, di risate il riso ris ris di più per Nichijou ci sta, effe... Ci sta perché a volte le gag in Azumanga sono anche troppo random eh. rispetto a quelle di Nicio. Cioè, perché è, è palese che uno si mette a ridere quando vede un preside fare un German Suplex a un cervo. Cioè, cioè se non, non ridi hai problemi, <ride> e quello è appurato. Mentre invece posso capire qualcuno che non ride quando il dio gatto discende dalla finestra mentre sono a lezione e gli fa gna. Cioè, io rido, però ci sta che qualcuno non ci rida perché, di questo tipo. perché... Eh, a me fanno ridere, fanno scassare tutte e due, ovviamente. Sì, sì, no, io, io uguale, assolutamente. Fra l'altro, a proposito di, di vino, visto che l'hai citato, diceva eh, un che un cioè, troppo che devono mettere sempre è scena e notturna, cane che abbaia, <ride> 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 che è effettivamente vero. vero, che è effettivamente vero. <ride> ci, sta, ci sta sempre sta cosa oppure vabbè estate sono delle cicale però però, però essendo stato in giappone in estate posso confermare che effettivamente cioè mh, è veramente sempre presente e assordante anche perché non so se è presente ma le cicale giapponesi sono sticchi così mamma mia che schifo <ride> cioè, sono, dei, sono dei mostri giganti cioè io ho paura che ti possa, mi possano mangiare se non sto attento <ride> Ciao Rubaragosta, ciao a tutti, Paolo ti amo, ciao Rubaragosta. Cosa? E non lo so. C ciao. Ha, ha scritto ciao. questo, sono molto, molto felice. Però l'ha scritto chissà quanto tempo fa, io sto scorrendo un po' a ah. caso. Capelli che coprono gli occhi, sguardo basso e poi boom, power up totale tombale. <ride> Ci sta. Immagino Paolo ai campeggi con le ragazzine, no no no, 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 non lo voglio immaginare Paolo in questi contesti. Un altro troppo fastidiosissimo è quando durante un combattimento c'è il tizio che guarda e fa commenti su tecniche. Ah, ma stiamo parlando di Speedwagon! Oh mio Dio, Giojo sta facendo la sua tecnica concentrica bellissima! Oh mio Dio, ti sto letteralmente dicendo a parole quello che stai vedendo su schermo e di questo dialogo non ci sarebbe assolutamente bisogno, ma siccome ormai abbiamo pagato il doppiatore dobbiamo farglielo fare. Oh mio Dio, tutta la seconda parte dell'arco delle formiche chimere che Palle. <ride> Mamma mia che coglioni le formiche chimere, ti giuro non ne potevo più una certa. Lì, oh, parlano, broia, lì parlano tantissimo, lì parlano. Ma tantissimo. senza motivo, poi c'è cioè, quel narratore, io ti giuro volevo prenderlo e batacchiarlo contro un muro. Lì parlano oh, tantissimo, oh, lì parlano oh. tantissimo. Cioè, cioè tipo, mi, mi ricordo ancora la puntata dove c'è quel dove c'è quello slomo incredibile sotto le scale, quando tipo si incontrano ah, tutti Ah, sì, sì, quasi incontra tutti i combattimenti. Que quello slomo che dura tipo 4... Minuti in cui per quattro minuti c'è il narratore che ti racconta tutte le cose che sono successe mentre quelli si incrociano e io ti giuro lì con le, le palle per terra che rotolavano via e non sapevo come riprenderle. Eppure, <ride> eh, ah, ah, secondo ah, me, è un po' il fascino di Hunter Hunter. Questa cosa. Cioè, um, cioè, capisco perché non possa piacere, ma per me è proprio affascinante questo fatto. Che lui ti dà uno, uno specchio eh, completo di tutto quello che sta succedendo. No, no, ma cioè la capisco la funzionalità, però è una rottura di coglioni. Soprattutto per uno che. Cioè, nel senso, io ho la narrazione visuale, no? C'ho il visual storytelling. Vedo quello che sta succedendo. Se io vedo un tizio che sprinta su per le scale di corsa, non ho bisogno del narratore che mi dice e si mise a correre su per le scale come se fosse l'ultima cosa che doveva fare nella sua vita. Non è un libro che me lo devo immaginare, lo vedo. Cioè, non c'è bisogno che me lo ridici. Cazzo. Posso capire magari nel manga dove c'hai i due pannelli, vedi il tizio che sale e ok, mh, ci sta che una spiegazione mi accompagna per dare le sue sensazioni, però nell'anime cazzo lo vedo che le sale le scale, sì. no? Cioè, che poi, per esempio, è un lavoro diverso rispetto invece a quello che può essere un narratore in Jojo, per dire. Cioè, in una serie come Hunter x Hunter, che è una serie seria, che, che va presa sul serio, lo trovo pesante e ridondante. In una serie come Jojo, un personaggio come Speedwagon... Ti fa ridere ancora di più, perché quella è una minchiata e te la fa ti fa ridere perché stai assistendo a una minchiata. E poi lui la enfatizza, oh mio Dio Giorgio che sto eh, facendo! Capì? Cioè è come, come quando fai necessariamente parlare eh, Joseph in inglese durante Stardust Crusaders, anche se non ce ne sarebbe bisogno. Perché è ancora più stupido, lo rende ancora certo. più divertente, lì lo capisco come cosa, però al di fuori di lì no. Cioè, anche, anche per dire, eh, Coso, la narrazione di Polnareff che mi rispiega per 26 volte per quale motivo si ritrova in fondo alle scale di fronte a Dio, cioè, ti esalta <ride> perché è stupida come cosa. Anche perché poi ti fanno vedere proprio tutta la... Lui si immagina quello che succede, è proprio... È, è troppo stupida come cosa. Cioè, in Jojo una narrazione di questo tipo per me funziona perché appunto ti rende ancora più ridicolo il tutto, dato che Jojo non si prende mai sul serio, o comunque quando lo fa lo fa in modo stupido, allora ci sta. In antel Hunter, Hunter per me era ridondante, era eccessivo. Mm -mm -mm. Secondo me una romcom diversa dal solito è Takagi-san, cosa ne pensate? Eh, non so se te la... cioè non la metterei in realtà tanto come romcom, perché comunque cioè, ce l'ha le parti da commedia romantica però eh, è più mm, non so come spiegarlo è uno slice of life alla fine più che una rom -com vera nuda e cruda ecco c'è palesemente il, il sentimento amoroso l'interesse romantico e tutto però è più secondario rispetto a quella che poi in realtà è la quotidianità no dei due cioè non c'è più non c'è la differenza differenza orimiglia per esempio eh, nonostante gli ambienti nello stesso punto, nonostante succedano bene o male le stesse cose, nel primo, eh, nel secondo, la parte più eh, interessata a scoprire quello che è il sentimento romantico, è molto più preponderante rispetto a un Takagi san certo. dove invece è sempre tutto comunque finalizzato ai al... due che si stuzzicano. È un, che è non è un po' un... gag pure. Sì, che non è assolutamente un difetto. Io adoro Tarkagisan no, no, no. come serie. Sì, sì, anche io. Eh, però, appunto, cioè, lì lo, lo vedi più per, perché sono carini, non sì. tanto perché ti interessi vedere dove va la relazione romantica. Sì, sì. Questa è un po' per me la differenza, ecco. La cosa per dei sette misteri per ogni scuola vale come Topos? No, non, non penso. No, ma perché quella è più che altro una cosa giapponese. Eh, in è, proprio, è proprio tipica no, dei giapponesi che ce l'hanno sta fissazione co con l'occulto e con i misteri della scuola. Non so se rientri come... Però come, eh, come, top, come, come Trops c'è eh, il fatto tipo che ogni scuola eh, probabilmente ha, um, come dire... Eh, Uh, non so se hai presente tutte quelle scuole Che hanno tipo dei personaggi particolari Che devono battere E poi ci sono queste sfide tra le scuole Sì però Anche lì dipende dal tipo di serie Cioè sono quelle magari sui teppisti eh. O quelle comunque su Sempre battle ecco Non è una cosa tipica di tutte, È tipica del battle ambientato a scuola Sì Comunque diceva Cazio, il campeggio per i giapponesi è aprire una tenda del decathlon al parco e chiuderci per mezza giornata. Madonna, lol, mia. <ride> lol. Poi soprattutto sotto la Nami, che piace tanto a Katsuya quando ci sono i fiori di ciliegio. Tipo, i, fra dice, tipo i varboni che vivono nei parchi, non, non esattamente quello, ecco. Passiamo ai troppo degli Entai. <ride> Vabbè, ragazzi, c'è cioè, lì... Sì, ma lì... Ecco, space sulla croce rossa. C'è cioè, lì, è tutto troppo narrativo, ragazzi, tutto. Tutto, sì, è, tutto, c'è cioè, 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 cioè la checklist delle cose che deve, de deve esserci nel entai per mm. motivi che tutti sapete, <ride> c'è cioè, un motivo se ci sono quelle cioè, cose. L'obiettivo è farti sborrare e quindi eh, ti mettono tutto quello che nell'effettivo funziona nel porno. Eh, solo che in questo caso si parla di porno disegnato. Uh, mm. Non parliamo del porno animato perché non esiste, letteralmente non si anima. Non ho mai è un PowerPoint. È un PowerPoint. Il, gli hentai animati sono PowerPoint. Uh, però tipo ecco, Stone. è tipo Dr. Stone: quindi Dr. Stone è un hentai, non è questo il sillogismo. Sì, 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 okay, penso, penso, va, penso va. ci sono anche le tette, quindi penso sia confermato Perfetto, perfetto. cioè mh, alla fine ehm, comunque poi lì negli Entai, nei, nei, nei donjinshi neanche in linea generale sia manga originali Entai sia quelli non originali, eh, lì si utilizzano tutti quei troppi narrativi, quelle situazioni classiche che mm -hmm. si sa che piacciono e la gente li va a cercare. Oddio, anche lì ci possono essere cose originali, ah? Eh? Sì, ma quello sempre. Però, c'è cioè, dipende poi che tipo di porno vi leggete, raga, o che tipo di porno vi guardate. Eh. Dipende di cosa vi accontentate, ecco. Ecco, c'è chi si, si, si accontenta della prima pagina di x c'è chi arriva e alla pagina 1200. E c'è chi come Zeno sogna di essere come il tipo di Nicigio che va a scuola sulla capra. <ride> minchia quello è un genio. Quello sì, è un fra, genio. Fra lui, che, fra lui che va a scuola sulla, sulla capra e la love interest, che tipo caccia fuori le armi dal nulla <ride> per tagliarlo senza motivo perché è imbarazzata bellissimo. Le credenze sono, sono divertenti quando sono fatte bene, quella ah, che caccia fuori la Gatling, bellissimo. Tutta colpa di Kurashi, ma non so legato a cosa. Sono buone... Chiede Sergio se sono buone le cicale giapponesi. Dovremmo chiedere... Ah no, cazzo, non le può mangiare. Quella è vegetariana. Quella è vegetariana. È vegano. Vegano, che peggio. Peggio razza, veramente, cazzo. Ya. Vergognati. Hai mai catturato una cicala giapponese? Allora... <ride> Mi sono fissati con le cicale. Io e il collega First Safe ci chiedevamo se l'interno delle vagine in Tai sia una rappresentazione realistica della realtà. Ah, ti, guarda, ti direi di no. Semplicemente per il fatto che notando, vedendo quanto sono lunghi i cazzi entai eh, devono essere proporzionati a quelli, non essendo quelli realistici, non possono neanche essere le vagine. Um, um, considerando, uh, considerando uh, che non so, tipo... le, le vagine sono illuminate. Quelle umane, come no? Perché quelle hentai sono quel... un po' illuminate vabbè un po' come, come i cazzi fotonici dei webtoon <ride> 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 i cazzi laser <ride> eh, io direi di no ragazzi però in realtà bisognerebbe capire caso per caso ci sono alcuni che secondo me le rappresentano discretamente bene muoio oh, eh, fra ha bannato Zeno, non so per quale motivo Ma perché? Beh, perché probabilmente avrà scritto qualche troiata di quelle esagerate che andavano cancellate, per forza Vabbè, bravi, se, se sono troiate esagerate fate bene Aspetta che io mi un attimo scorso a caso la chat e mi sono perso dove ero arrivato Ok, sto riguardando, intanto se trovi qualcosa Quando dicono di non guardare lì sotto e poi lo guardano Vabbè, questo lo aggiungo io, è considerabile un drop. <ride> No, non è così. No. Ovviamente no. Non, non penso proprio. Sarà... Niente, parlavamo sempre qui di vagine. Eh, basta, abbiamo finito il mm. coltro sentai. Perché quando un personaggio viene colpito dall'elettricità, viene mostrato il suo scheletro come se stesse facendo una radiografia? Ha senso. Ha senso perché... Qual è la scossa? Eh no vabbè, ma a prescindere da tutto questo eh, vi ricordo che, che cos'è una radiografia? Ti lancio dei cazzo di elettroni, eh, il fulmine non è nient'altro che quello, cioè una troiata, un espediente diciamo così visivo per rappresentare più o meno una realtà. Ok. Paolo che ci dà la spiegazione scientifica sul perché vedete le ossa quando i tizi pigliano la scossa. Eh. Poi non la vedi in realtà. Cioè, se ti colpisce un fulmine, non no, lo vedi lo scheletro, lì. ovviamente. Si però, perché quando esplode qualcosa davanti a qualcuno, i capelli diventano afro. <ride> non, anche lo so, lì... ma non lo so, ma è bellissima sta cosa. Ma anche lì c'è una spiegazione scientifica, ovviamente, ragazzi, ah, l'elettricità. And, diciamo così Causando tutta le, le, la questione di, ehm, eh, di elettricità statica, se voi avvicinate, tipo, che ne so, uh, uh, non lo fate ovviamente, ma se per, per avvicinate qualcosa di elettrizzato ai capelli, i capelli si rizzano tutti. Sì, però c'è cioè, un conto è rizzano, un conto è diventi afro. Cioè. Se, prendi, se prendi la scossa, i capelli si, 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 si arricciano vero però. Ma anche quelli super stralisci dei giapponesi. Dice. Eh, super stralisci non lo so, effettivamente. Cioè, que i giapponesi sono i capelli più lisci del spegner. Però, però sì, si arricciano i capelli proprio per l'effetto di elettricità statica. Dai, Comunque ma non Mapo, spiegalo tu. Per... Mapo è il fisico, ma perché non gliel'hai fatta a lui le, le domande? <ride> che quello fa il fisico. Cioè, io le allora, ho dato chiedeva... due materie di fisica, però non è che lo so. Chiedeva Sergio se gli ombrelli super appuntiti sono un troppo, e ti direi, purtroppo no, perché ce ne sono troppo <ride> pochi. <ride> ce ne sono troppo pochi perché io vorrei molto più spesso scene come quella meravigliosa del terzo episodio di Another e poi chiedeva Vino perché le myth fanno arara, arara perché è bellissimo allora non lo so andrebbe chiesto a Katsuya questa cosa sempre, appunto, quando si parla di linguistica giapponese dovremmo chiedere al nostro, al nostro caro Katsuya ma eh, posso soltanto dire che è una cosa che io adoro eppure mi piace è uscita il, il nuovo episodio di, di Gewasoru Ah, amiche, io ancora devo vedere mi è arrivata del... la notifica in questo momento nel telefono sì. mentre riattivavo la musica perché si era fermata. Mi è arrivata sta notifica, boom! Ti ho detto, cazzo! Devo, devo ancora vedere quello dell'episodio scorso. Male, molto bello molto Eh, lo so. Non ci ho avuto tempo sti giorni. Uh, anche ah, okay, quando sì. corrono si alza il polverone. Anche se a terra non c'è mai stata tutta quella polvere, Eh dottore. Oh, ma perché mi fate queste domande del cazzo? Io che ne so perché si alza tutta quella terra. Sì, ma infatti, fate domande sensate a cui possiamo darvi risposta cioè, no, su cose meme. Cioè. cioè, le cose meme. Cioè, gran parte delle cose meme le fanno per farti capire che quella sta correndo forte. Tipo, i, i piedi che sono, tipo, che diventano eh sì, delle che diventano trotte La rondella. Le, le rondelle, rondella. Sì. Cioè. Un eh. attimo. Onomatopea? onomatopea? Ma, ma, no, 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 no. Ma che significa? No, no serio, qual è l'onomatopea? Anf-anf. <ride> non lo so, qual è l'onomatopea del cazzo? Oh, 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 Pant-pant, anf-anf, fu-fu. Io di solito uso quelle. <ride> Giaggio, grande esperto. Ah, era riferita da Rara. No, 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 no. Non, è, non è Arara. Arara non è, Arara, non è quello. quello. Non è assolutamente quella rara. rara non è arara, quello. quella rara. Cioè... Bello, arara. Uh... Quando, quando vedi il personaggio mamma che fa arara rara e lì è subito per terra con il... al cuore. Doki Doki, Doki è l'onomatopea, uno... 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 sì. Doki Doki è l'onomatopea del battito del cuore. E significa e... anche in giapponese battito, no? Sì, sì, in giapponese le onomatopee possono essere utilizzate proprio come vocaboli all'interno delle frasi, cioè tipo fuafua, fuafua fua time vuol dire tempo morbidoso, perché fuafua fua vuol dire una cosa morbida. quindi lo puoi usare sia, cioè lo può usare proprio come verbo, nel senso ci sta che tu senti che una ti dice questo maglione è molto morbido, eh, ti dirà conosueta va fuafua, fua". una roba così. Si sente spesso Ah Pika Pika È un onomatopea Che può essere utilizzata Per dire una cosa Svelluccicosa Pika Pika Pikachu Per esempio eh, È esattamente quella L'onomatopea eh, A cui stavo facendo ehm, riferimento Doki è una parte Del titolo di un anime importante Di Shugociara Doki. Doki Grazie <ride> Grazie a Nion Perché Magari Magari era un Doki Doki Con il quadrato No Era stato un Doki Un Doki cioè Shugoshara... solo, cioè Fa solo un tum, Solo uno Sì fra l'altro vorrei utilizzare Solo sistole top. lente di astole In Giappone i ragazzi Urlano Chia. Kya <ride> <ride> Quello me lo chiedo anch'io Sicuramente Da dove derivi il Chia. Cioè eh, ma... Di solito è tipo Urlo di spavento Eh ma vedi dove... eh, Anche il fatto del gatto Il gatto Come fa in Giappone Fa gna Da noi fa miau. Ma ah, perché lì non c'hanno la M Ok, non c'hanno la M, ma il gatto fa miau. Non è vero che c'hanno la M, che cazzo sto dicendo? Ma anche se non l'avessero, ma, ma fanno miau. Ma oh boh, gna, gna. Ma gna, gna. gna, che cazzo è gna? Che cazzo ne so io, mi scusi, sono linguista giapponese io. C non cioè, so. secondo me è interessante capire, cioè, una cultura come è arrivata al cazzo di gna e non a Miau. <ride> Scusami, ma io lo vorrei sapere perché fanno miau e non gnau. Paolo, stai parlando di un popolo che trova più comodo mangiare con le bacchette piuttosto che col coltello e forchetta? Cioè, non mi sembra una delle domande pi più logiche da porsi, ecco, come siamo arrivati a gna. È vero, però a me dà più fastidio il gna, perché il gatto fa cazzo miao! Dove cazzo lo sentono Niada da un cazzo di gatto? anche, anche il cane fa Bau. E per il giapponese fa 1-1. Però... Ma, ma come fa 1-1? Ma però non lo usano tanto 1-1. No, non lo usano. È che non ci sono tanti cani nell'animazione, di <ride> solito. <i ride> Perché odiano i cani giapponesi, secondo me. In definitiva, qual è il troppo peggiore? E perché proprio del, quello del protagonista Edgy che vuole cambiare il mondo perché lui, se, lui sì che sa cosa è giusto, se poi viene consumato dal potere? Boom. Ripeto, non, ci, non esiste un troppo peggiore. Il troppo peggiore è quello usato male. Beh, ecco, punto. Questa, questa è proprio la summa magna di tutto quello di cui abbiamo disquisito oggi. Se vogliamo proprio arrivare al nocciolo no? della, della questione. Il troppo peggiore è quello usato da... in maniera peggiore. C'è poi quello di pollo polleria che mi lascia un po' perplesso. Mm. Perché quando Kill la tiene in braccio a Luca, l'elettricità non ha effetto su di lei? Boh. Eh, ehm, perché le luce non soffre di emofilia? Boh. Perché io. Gli... Mi da, questa. da questa mi dissocio. Eh, perché io di che ho una sburrata nell'insalata. <ride> Oh, ok. Perché quando i vestiti dei personaggi di JoJo si distruggono nell'episodio successivo sono come nuovi? No, quello non è soltanto dei personaggi di JoJo, ma tipo di tutti i personaggi di ogni battle esistente. Sì, sì. Allora c'è l'Indy che ha riscaldato un no, video. Fanno un vedere che roba è. Non lo guardiamo. Te lo dico subito, mm. l'Indy. Te ah, lo lo sca ti scambiamo il video. Allora, ieri ho, ho scoperto una ragazza. Su YouTube, mm. ah, che si chiama. Anima e manga commentari. E, okay, e ci siamo visti due video di questa ragazza. E sono stati un po'... strani. In che senso, strani? Ci ha scammato. Meglio anima o manga e ci ha scammato. Alla fine ha fatto un discorso che ci ha scammato. Dopo aver poi fatto dice, ha fatto tipo tutta prima una sequenza uh, dei difetti e dei pregi di anime, poi una lista di difetti di, um, di, di, e di pregi dei, pre manga. dei manga e poi alla fine non ha dato una soluzione. Ci ha detto boh, fate voi. Ah, C'è. Cioè, Beh, furba, furba in realtà. C'è, cioè, Mi dissocio da quello che ha scritto eh, vino in chat. Eh, vabbè, vabbè, vino, vabbè no. dai. Vabbè. Su. Infatti, vabbè ci ha pensato ci ha pensato Fra eh, e... meglio lo storyboard che stai sto dicendo comunque per dire cioè io non, non è per male ma io non me lo voglio vedere 4 minuti e 52 di fairytale analisi e pareri personali che, cioè, è possibile che nel 2021 dobbiamo ancora fare di fairytale basta fairytale mi sono rotto il cazzo di fairytale posso essermi rotto di... il cazzo di fairytale sì sì, ma io non so neanche come tu stia riuscendo a continuare con Eden Zero cioè, Allora è proprio, Per me è proprio lì il problema Non, è, avanti. non è brutto, fa schifo, attenzione Però lo, lo guardi, cioè capito? Fa schifo, però comunque lo guardi Tu cioè, lo guardi <ride> No, lo, lo guardi nel senso, riesci a, ad andare avanti Se ci riesci, sono contento per te. No, no, ci riesco, ci riesco. Comunque, David Griffon dice: Paolo, mi sto vedendo Black Lagoon. Credo sia la cosa più cafona del mondo. Ma per questo mi piace. E per cos'altro dovrebbe piacerti. Se no, sì, alla fine è una, è una tamarrata cafonissima. Sì. Eh, alla fine lì si sparano. Eh, rubano. Cioè, è una cosa ipertamarra. Con dei praticamente. Eh... Non lo so come definirli. Mezzi terroristi. Mezzi. Oh, è, un, è un gente che spara. Cioè, eh, forse eh, sono mercena son mercenari. sono miei mercenari, sono mercenari. Anche perché tipo. Uh, fanno, diciamo, intrallazzi insieme alla mafia russa. Alla mafia. Con Balavica. Eh, è, è, è i mercenari, ma con revi al posto di stallone. <ride> <ride> Va bene è così che lo dovete vedere eh, eh, per cui. la cosa bella uh, di Black Lagoon è, è probabilmente il protagonista che si ritrova invischiato in tutta questa situazione da cui praticamente non può fuggire ormai sì, lui era un povero salaryman e eh, questo è il, il bello di Black Lagoon è proprio questo contrasto che ti fa vedere come la vita di un salaryman completamente eh, capovolta ehm, lo metta in una nuova situazione che lui non sa affrontare Molto bello Black Lagoon, è divertentissimo proprio perché c'ha questa parte cafona che tu guardi È eh... divertentissimo per la parte cafona Sì, sì, poi non è che offre qualcos'altro Black Lagoon oh, o... è intrat puro intrattenimento Sì, sì Cioè è una, è una tamarrata per il gusto di essere tamarro cioè. eh, eh, certo. pensa, pensa anche a dei parti con cosa, con Roberta o con i gemellini Sì cioè che ne so Tamarri per il gusto di essere tamarri Certo, punto. certo. Sì, sì, figurati. Solo per quello. Mm. Va bene, raga, vedo che non ci state più mandando input uh, su cui poter continuare a discutere, Quindi a questo punto direi Potre, che possiamo ma siamo anche, anche chiudere possiamo per siamo oggi. Possiamo anche sa di d'andà, come si dice dalle parti Sì, 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 A sì, questo sì. punto. Fammi un po' vedere se c'è qualcuno ra raidabile. Vediamo un po' Allora, ci sono: c'è Mangaka, Volpescu, Cosmics, Mari e Xeno. Da chi volete, Rai da Mangaka? Vedo l'indica che dice quindi ha già deciso: lui. ha eh, deciso sì. lui per tutti. Ah, c'è anche Domenico, quindi a andate a salutarceli tutti e due. Eh, noi vi rimandiamo a domani alle 18. Dove andiamo avanti con la, la scoperta dei cartoni di vid? Riprendiamo dalla D, giusto? Abbiamo fatto fino alla C. Sì, dobbiamo riprendere dalla d. D riprende dalla, d. dalla d. E niente, appunto. Ci rivediamo domani. Salutateci Luca e Domenico. E faccio partire un ride. Ciao.